mangiare tre e mezza, ma è saltata tutto questo. È vero, è quello che... Ah, su Twitch, guarda su Twitch. Ciao ragazzi, ciao Lollufigotac XKarmaX01. Ma perché non mettere il sinistro? Ma questo un po' quattro in attesa erano 10 like. Va bene. Perché l'hanno messo e poi se ne sono andati. Ah, ma la dici dopo, mo stiamo live. Pure c'è un sacco di cose da dire, ma mo stiamo live, non te posso essere. Era una cosa che hai detto al canale YouTube. Ma io la vecchia. Faccio quello via. Ciao ragazzi, ben pomeriggio, ben trovati, eccovi qua in questo venerdì, venerdì pomeriggio, naturalmente altro venerdì, altro giro, altra corsa, quindi altra live. Oggi abbiamo un ospite qui che aspettavamo da un po' di tempo. Cioè io, salve. No, parlavo di un oggetto. Non è un oggetto, al momento questi sono una cozzaia di pezzi. 6, 8, sono 9 oggetti che diventeranno uno. Diventeranno uno solo, si fonderanno insieme, quindi tipo un po' i Power Ranger o Mazinga Z, insomma, il lancio dei componenti. E abbiamo, insomma, oggi vi presentiamo questo bellissimo assemblaggio che crea un po' di hype, un po' di... Dice che è bellissimo prima di averlo fatto, cioè questa cosa. No, vabbè, comunque sia, dai, prendi i componenti X470 col 2006X, a meno che non sfiamma subito alla prima accensione, vi posso dire che è un PC di un certo livello. Su Facebook ho messo la foto, non so se... Manca il pelo dietro alla nostra schiena. Non lo vado a prendere prima di incenso. Volevo mettere assemblaggio col botto, poi però non l'ho scritto. Dopo. Allora, che ti dicevo? Mi sono buggati i like, ne segna 1700. Sì, abbiamo shoppato 1700 like, incredibile. Anche se abbiamo solo 50 spettatori in questo preciso momento. Ciao ragazzi, intanto mi fa piacere che vi state appassionando. A parte che sto così lontano. Mi fa piacere che vi state appassionando alla serie Project 98. Intanto vediamo dietro il barbracchino che viene montato a regola d'arte. Comunque vi risentite in sottofondo, adesso ti risolvo subito la questione, grazie per avercelo detto, non abbiamo perché Fabio non ha fatto una mazza, eccoci qua. Allora, io non ho visto il ditone nel PC 98, ci sono rimasto male. Allora, quello lì, come non l'hai visto, scusa, quello nella seconda puntata? Non c'è stato dei fingerone su P4? No, l'ho fingerato, a meno che non è stato tagliato per sbaglio dalle... Io non taglio mai i ditoni, è difficile. Beh, se fosse tagliato lo vedrete nel video dei 10.000 iscritti. Esatto. Intanto grandissimi, ben trovati, ben pomeriggio. Intanto anche ragazzi di YouTube, ragazzi di Facebook. Ok, Andrea Guarnieri, se tu ci sei, eccolo, il PC è un AMD. Chi ha messo il dislike? Forse qualche fan di Intel. Mi fai scontenti qualcuno. È brutto della vita. Allora, la tendina MSI non può mancare, esatto. Intanto ben trovato, ben tornato Francesco Poli, Napolino Apollinà, il nostro modder. La verità è che non sono contenti nemmeno Fabio e Stefano di montarli, Ryzen. No, ma cioè, alla fine ci sta. Ogni tanto va bene, spezzi, sai. Dai, farete il fingerino sulla GPU di Project 98. Beh, basta dermi e fai niente, cambiamo. Allora, non so se lo posso ancora fare. Che non è più sfilabile. No, l'ho fatta sfilabile la scheda. Però quando dovevo fare i dubbi mi serviva che la scheda praticamente mi tiene il cavo 20 pin, perché una volta si faceva alla rinfusa dove mettiamo il 20 pin da schermare? Là. Così non riesci neanche a fare il cable magico. Infatti l'ho non fatto passare. Il cable magico. No, però mica infatti, l'ho fatto passare sotto all'archetto della scheda io tra il PCI e il bracket del sbracket. Dove si attacca lì e passa sotto lì e me la tiene ferma. Infatti possiamo pure farlo vedere, vi dico che noi stavamo in vantaggio di 3 puntate, il vantaggio ce lo siamo mangiato, cioè noi stiamo esattamente alla fine. Adesso stiamo a battuta, stiamo a paro, facciamo così, vabbè. Allora, praticamente questo è il nostro progettino, che ve lo facciamo vedere almeno in live e non soltanto in registrazione. Eccolo qua. Intanto grazie per gli iscritti. Allora, in questo preciso momento switch cam, zoomiamo un attimino con questa. Allora, in questo preciso momento siamo a questo punto, ovvero, come a parte ci sono bolle e reflusso, quindi sarebbe un po' di malox in queste cose, reflusso vario, insomma, la scheda video no, è sfilabile, la posso sfilare, forse c'è questo tubo che gli dà un po' di fastidio, però eccolo qua ragazzi, praticamente questo qui
è il punto dove siamo arrivati. Allora, intanto Dario Messina, non so se ancora c'è. Allora, prima che tutti chiedano che cos'è, ma che perché quella scaramata c'ha 20 anni, che è successo, che cos'è quella scaramata. Allora, questo ragazzi è il risultato di una serie che è a puntate, siamo alla terza puntata, per chi non l'ha seguita la trovate con facilità nel canale. Che abbiamo fatto? Abbiamo preso dell'hardware molto vecchio che ha più di 15 anni, sul quale installeremo poi Windows 98. Però la nostra mente malata ha deciso di farlo raffreddato a liquido con tubino acrilico. Quindi è una lavorazione un po' lunga e siamo alla terza puntata. Siamo circa a metà, secondo me. Sì, 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 siamo circa a metà, anche perché poi adesso... Ma che gli volete dire a sto tubo, ragazzi? Questo qui, guarda che tubo che t'ho fatto, guarda la chicane, destra, sinistra, rapida, successione, attenzione, ho intruppato qua. Il Picasso dell'acrilico. Il Picasso dell'acrilico, eccolo qua, ma tanto tutto questo verrà vanificato dal momento in cui noi cercheremo di mettere Windows 98 sull'SSD e invece non andrà, quindi comunque sia, poi qui ci sarà un altro... Vabbè, quello sarò io che bestemmerò. Un altro problema. Metti seduto, eh. Allora, mi rimetto seduto. Eccolo qua, si sta più comodo. Allora, quindi questo è il punto in cui siamo arrivati, adesso dobbiamo procedere quindi con un po' di cablaggio e finire di riempire insomma tutto l'impianto. Tu senti, il 20 pin lì è inguardabile. Lo so, il 20 pin qui è inguardabile, purtroppo una volta li facevano così, quindi mi sono ingegnato facendo passare il cavo, tenendolo fermo con tutta la scheda che me lo schiaccia e crea comunque sì, un effetto. Era un trick che si usava pure all'epoca, sì, esatto. Che trovavi i piccicoli non gaming che passava qua sopra. Sì, poi c'è da dire che una volta gli alimentatori facevano i cavi più corti, 20 pin, proprio la lunghezza totale dell'alimentatore, l'attacco era più corto, quindi era un macello, dietro non era neanche minimamente progettato per farci passare un cavo dietro, perché la placca che montava la schermata stava abbattuta con la paratia posteriore, insomma. Curve alla Valentino, esatto. Senti, ho capito, Cucciardi, e te li fa pubblicità, però mettere il nome della società nell'account di YouTube con il logo BMW, sì, lo trovo veramente di cattivo gusto un pochettino, sì. Ha alloggato con l'altro account, direi. Curve, intanto metti il follow se non l'hai fatto ancora, perché non ho visto come Motard si è iscritto al canale, quindi male, è malissimo. Motard, vabbè, Motard, dai, hanno copiato, dai. La live chat YouTube non è connessa, grazie, sì. Fix. Oggi sto un po' anch'io usato, sì, è vero. È rimasto con la capoccia a Miami. Conviene prendere una 980 Ti nel 2018? No. Cioè, dipende il prezzo. Se la paghi tipo... No. Non conviene. Se la paghi tipo no, non conviene, perché con 200 euro prendi una 1070 usata ad oggi, quindi quasi. Quindi comunque sia 2250, dai, se è tenuta bene, dipende quanti anni c'ha sulle spalle, però... Siamo dei suoi... trova l'errore nella frase di Eliseo Antona. Eliseo Antona, comunque, mi è venuto un po' di disagio. Grazie per l'originalità, grazie ragazzi, posso dire che siete dei miei coetanei. Coetanei sarebbe. Bravo! Vi posso dire una cosa? Vi ricordate la rivista Il mio computer? Come no? Certo che ce la ricordiamo. Tu a quale lavoravi? Games Machine? No, online, io su Spazio Games. Spazio Games. Spazio Games, bene. Già fatto tempo addietro, ok. A 200 like nella live mettete il colorante del Project 98 e lanciamo la sfida. Oddio. A 2000 like. E il problema è che poi la dovremmo registrare, ci fa saltare un po' tutta la planimetria del progetto. Cioè tu vorresti se metti il liquido qua, è pure vero che lo potremmo poi linkare con la live. Almeno sì, il primo pezzo della live la tagli e metti lo spezzone in cui lo mettiamo. Non ho capito che vuoi fare, tu puoi mettere il liquido. Se arriviamo a 200 like, no, qualsiasi... 2000. 2000. 2000 quando c'è? Ha scritto 2000? No, 200 like. Ah, 200 è poco. 200 like, beh, oddio, stiamo a 45. Però se ci dovessimo arrivare, potremmo accantonare un attimo questo, mettere il liquido a questo e poi nella puntata successiva tagliamo lo spezzone di questa live di oggi, diciamo abbiamo messo il liquido, facciamo vedere e torniamo, vi facciamo vedere la parte in cui lo mettiamo della live. Si vorrebbe. Dovrei poi registrarlo pure localmente, sennò poi dopo non ce l'ho. Dopo me lo devo riestrapolare da YouTube, al caso comunque. Vabbè, si potrebbe tutto fare. Si può fare. La planimetria del progetto, lo so. Ma che ha la VR46 alla Lorenzo? Lollo, ci siamo capiti, eh? Alla Lorenzo no, eh? Lo fai rabbia già ieri o questi giorni, non lo fai rabbia. 350 like sembra. 350 like. A livello metallo liquido ogni tot. Mi che si cosa? È rotta la Volkswagen app, quindi è nervoso. Altra domanda, vendete kit per delete? No, non li vendiamo, ce l'abbiamo solo per utilizzo casalingo.
Mi sono fatto PC da poco, quando arresto il sistema le ventole del case e il dissipatore non si spengono, quindi devo usare per forza il pulsante dell'alimentatore, potrebbe essere la scheda madre. Ma un PC qualifica, un PC usato, roba vecchia, esatto, o è roba nuova? Così la panemeria non qua. Esatto. Forse l'i9 avrà il DIE saldato. Da quello che so, l'i9 sì, non è delittabile. Non mi risulta. Non lo so. Ma forse sì, guarda che quelli nuovi anche 2066, sì, cioè la prima generazione del 2011, tipo il 5820, 5830, che non si potevano utilizzare. Un secondo che loggo con i 200 account e chiamo il culto del cocco, capirai, in due questi tra Enzo e lui. Oh Enzo, ieri sera Mottangolieri, colpa tua, ma cosa mi ha fatto comprare ieri Enzo? Farming Simulator 17. Ma perché? Su Steam. Perché stavo a giocare, io ieri sera sono tornato a casa, ho acceso il PC, ho fatto, ma che gioco, lo monta. Perché tu c'hai Enzo su Steam? Sì, mi ha aggiunto, ho riconosciuto che c'ha lo stesso, alcuni li conosco perché non mi ricordo le immagini, l'avatar. E praticamente ho acceso, volevo montare il volante per farmi qualche giro su Assetto Corsa. Ho detto, mo monto, però era già mezzanotte, ho fatto, non sono stanco, si chiudono l'occhio, eccetera, eccetera. Ho fatto, vabbè, però lui sta giocando a farmi il simulator. Sono a vedere un paio di video, ho fatto, vedi che figo col trattore. Oh, l'ho comprato. No, amore. Te giuro. Com'è? È carino, però mi sono dormito davanti. Che stava, ovviamente stava a raccogliere il grano con la medirebbia. Una certa facevo. Ah no, no, no. Ora non ho capito, Enzo, poi mi spieghi bene. Il simulatore è il simulatore di fattoria. Pente, devi arare il campo, concimarlo, coltivarlo, raccogliere quei diversi trattori, quei diversi attrezzi e rivendere. Quasi c'è sta pure il GOT simulato quello che pensi. Esatto, esatto. E c'è sta pure Eurotrack simulato. Vedi, guarda, grande. Ma è colpa tua, Enzo, che eri l'unico che stava a giocare a qualcosa, tutta la lista degli amici, stai a giocare a farmi il simulato. Ho fatto una culina, ma l'ho comprato. Vabbè, comunque poi mi spiegherai su Steam. Un po' lui sì, io sono coltivatore, contadino, sì, contadino. Tanto c'ha l'Itra. Grande l'Itra. Omar, quello non mi pare. No, questo non è il tuo nome, Omar è il padre, il capoccia di quello. Ah beh, no, poi, questo era impossibile. No, questo ce l'ha 60 anni. Il tuo, il tuo è dietro. È dietro, è qua dietro. Oh, occhio, qui mi rovesci tutto. No, non esce. Ah, rieccoci, quello che non mi pare il mio ragazzo. Ah, l'ho letto adesso, scusate. Eccolo, Dario Messina. Dario Messina, che ti stavo facendo una menzione poco fa, ci ha consigliato di prendere dei kit RGB adattabili alle RAM. Quindi è una cover. Dove la metti la cover? Guarda quanto questa è out. Beh sì, l'ho fatta veramente a filo questa curva, questo tubo davanti. Questo non è sfilabile. La RAM è sfilabile. Sì, 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 è sfilabile dall'alto, ovviamente. Sì, 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 sì. Allora. Certo, con il dissipatore non ci entriamo. Ah, ma quando esce la 1160 nell'ordine cronologico? Dopo da 1180? Sì, dopo la 1180, dopo la 1170, dopo 3-4 mesi dall'uscita della serie 11 di Nvidia, sicuramente. Top Aerotrack Simulator, sì, però mi ci addormo un po'. Mo' quando non rimonto il volante sul mio PC, forse lo provo. Ciao Stefano, ciao Fabio, vi seguo fin dall'inizio perché sono appassionato di informatica e in gran parte grazie a voi se ad oggi sono cresciuto in questo settore, the best. Ciao da Davis Veneto, grande. Ci fa grazie. Sempre piacere quando siamo dei motivatori. Ieri si è bruciata la mia scheda madre AMD. Ripasso a Intel. Lollo Ficotà dice, ma io ho 12 anni e vado a dormire alle 5 di mattina. E quindi? Ti ha detto sei vecchio. Ma io sono a dormire alle 4. Cioè, non è che... A mezzanotte viene sonno. Non mi focussa più. No, beh. Vabbè, a 12 anni sì, dai, mo adesso stai quasi in vacanza. No, ma dico, 1600 euro con un G550 Cooler Master fume alimentatore? Dove l'hai visto? Ma quale? Che ti sei perso? Non c'è, forse una descrizione è scritto male. Anche che qui ci sta un 650 80 Plus Gold dell'Antec. Dove l'hai letto? No, è AG650 Pro, è l'alimentatore, ma, scritto bene. Ma che video bene. Stai vedendo? Ma che descrizione di video stai vedendo? Sono davvero esplosivi le PSU iTech. No, non sono esplosivi, poi dipende ragazzi. Io ieri ho venduto un alimentatore dell'Antec, uno di questi. Un cliente mi ha detto, guarda, c'avevo una 730 dell'Nvidia, adesso ho montato la 1070 Ti. Ho detto, che alimentatore c'hai? Guarda, c'ho un alimentatore che avrò pagato 20 euro. Cioè poi è normale che esplode, cioè non ce la fa, lì è il problema, è gli fate fare un lavoro che non può fare, è come mettere un pandino in pista, cioè dopo che sta a 7000 giri sempre, schioppa, cioè non è per 90 spettatori e 60 like, e quando ci arriviamo a metterlo qua dentro? Dice il G550M del Project 98, ah questo dici,
Beh, è normale. Oh, guarda che mica è male sta alimentatore, ma che gli vuoi dire sta alimentatore? Invece serve un alimentatore modulare, poi lo sai il motivo perché. No, ma questo è un 80 Plus bronze, cioè su un Pentium 4 con una scheda grafica che consumerà 30 watt, ma che gli vuoi dire? Ma questo ci vuole un 300 watt. No, forse lui diceva forse al contrario, nel senso è troppo per. Però ovviamente spiega che ce li hanno dati. Ah, no, allora aspetta, ti spiego. Il case con l'alimentatore, naturalmente, noi abbiamo presentato il progetto a Valentina di Cooler Master, che comunque l'avete, chi ci segue, insomma, l'avrete sentito o vista nei video del Romix. Naturalmente si è invaghita, appassionata a questa cosa, perché quando facciamo queste cose invogliamo, siamo sempre, ah, la luce piace, e ci ha donato, Cooler Master ci ha donato questo case e questo alimentatore. Quindi normale, anche se è sovradimensionato per questo sistema, ce lo montiamo, è un discorso anche di brand in Spagna, no? Capito? Sì, ma hai detto a mezzanotte sei stanco. Beh, ma io, sì, Lollo, allora, a mezzanotte sono stanco, ma tu devi considerare che io ieri sono uscito di casa alle 8 di mattina, ho lavorato in negozio dalle 9 di mattina alle 8 di sera, quindi sono 11 hours, quindi 11 ore. Poi dopo sono andato su al Tesla, che comunque mi sono fermato a cena lì, sono stato lì a fare due chiacchiere, sono tornato a casa alle 11 e mezza di sera. Quindi se sono uscito alle 8 e mezza di mattina e sono tornato alle 11 di sera, abbiamo un problema, capito? Un problema grosso. È normale che poi arrivo stanco. Lo sapete che il bollino dell'alimentatore non ha valenza sulla sua qualità? Lo so, perché lo pagano per farglielo fare, però pagano per fargli fare il test che certifica e gli fa mettere il bollino. Non dico che è sinonimo di qualità, è normale, ragazzi, l'alimentatore va molto appeso, cioè quando vedete una pesca e vi dicono questa pesca viene dal coso che è buonissima, la vedete è di legno, aprite è verde, avete capito che comunque sia. Non tutto, l'erba è quello che è russola. No. 550M è buono, non è il massimo, ma è normale, ragazzi, come qualità prezzo ci siamo, sì, ma è normale, però considerate sempre dove lo stiamo montando. Lo stiamo, cioè, montando. Su questo anche l'alimentatore da 20 euro era questo è tutta roba riciclata. Sì. Comunque hai ragione, i tools di Gigabyte che ho nell'altro PC a confronto di Live Update come semplicità e funzionalità fanno pena. Beh sì, quello è, l'abbiamo notato, insomma. La mia 0270 Pro Carbon supporta Optane? Sì, lo supporta. 270? Sì. Però col processore serie 7, grazie Antonio Petrillo, col processore serie 7 non hai solo una funzione di Optane sul quale poi, parentesi, farò un video un po' tecnico solo per voi, in cui Stefano non ci sarà ovviamente. Perché ovviamente? Perché tu non sei. Io? Hai capito, no? Dicevo, l'unica cosa che non ti fa su quella scheda madre, perché è un processore serie 7, non lo puoi associare al disco secondario ma solo al disco primario. Allora, intanto volevo leggere la menzione che ci ha mandato Antonio Petrino, intanto lo ringraziamo per la donazione. Guardando Stefano che aggiustava i pedini del socket, sono riuscito a raddrizzare i pedini dell'USB sulla scheda madre, grazie mille, sei fantastico. Questo mi fa molto piacere, grazie naturalmente per la donazione. Senza, grazie per seguirci. Quello che tu fai fa del bene, tu salvi schede madre altrui, oltre a salvare quella che salvi in quel momento, poi c'è la gente che guarda, lo prova a fare. Voglio chiamarmi Gandhi? Stai esagerando, comunque, vabbè. Martin Luther. Dai. Allora, non avevo visto la live, perché Matteo mi ha appena chiamato, io gli ho attaccato in faccia dall'orologio. Guarda Andrea Sabatino come tira il sasso. Come tira il sasso, capito lì, Buongiorno, tutto questo caldo proprio MD, non te fa sentire che poi la gente dopo è dopo, che MD non scala niente. Vai, scatena la lotta MD. No, non mi va, tutte le volte dopo mi viene il coccolone, insomma. Matteo, ma tu lo sai che c'è un pezzo del tuo ex PC dentro questo PC? Vediamo se lo riconosci. Forse lo dicono. Ah sì, c'è un suo pezzo. Fare, te lo zoom, guarda. C'è il suo pezzo, guarda. C'è un pezzo che è tuo qua dentro. Fabio! Ti scrive Psycho, ti chiama Psycho. Come prossimo progetto voglio il Project 775 a casa, un bel po' di roba. Beh, ma 775 è ancora troppo recente. Ah, Psycho, Andrea Roscio, ragazzo, è bene pure in sala. Ah, ok. Ma okay. Le Taurus che ti abbiamo dato? Le tastiera, la cuffia, non mi ricordo mica. Allora, la poltrona. Io ho comprato la 1080 Ti FE. Una settimana fa 7,70 dal sito Nvidia, ne è valsa la pena o dovevo aspettare 1,80? Quanto l'ha pagata? 7,70, Founder Edition, potevi aspettare 1,80. A parte abbiamo, a parte sì, non ti di niente, ma a 5,99 prendevi dal sito nostro a 1,070 Ti, parentesi. No, però 1,080 Ti. Ah, 1,080, scusa. 1,080 Ti, hai risparmiato un paio di 100 euro da una custom. Sì. Però spendere così tanto per una Founder in vista quasi dell'estate, e quindi comunque agosto penso che in vacanza qualcosa. Quella purtroppo è una scheda che sappiamo tutti che da qui a due mesi uscirà una scheda che costerà 6,99 circa, sarà più nuova, consumerà meno e
che andrà come la tua, quindi sì, potevi, diciamo, aspettare forse. Però il prezzo non è male. Marcello chiede se ti è arrivato il link. Oh, Marcello me l'ha mandato pure a me, però ovviamente non c'ho avuto modo di... C'ho il messaggio tuo lì pronto per l'utilizzo, però lo andrò a fare appena ci installo il sistema operativo, quindi non ci ho avuto quei 5 minuti per andarlo a vedere e testare e scaricare le cose, però sicuramente lo utilizzo. Comunque puoi mettere un banner in sovraimpressione a 200 like, mettiamo il liquido in questo. E tanto me lo togli da tavolo. Lo so, ma intanto almeno rimane che la gente che entra vede. Va bene, lo faccio, vai. Tanto tu leggi. E... certo, è brutto che faccio il live, vedi che aggiungo la sorgente con 40 marrata. Ma che mi hai dato, era per dire, sono ottime qualche prezzo, infatti pure Valexino le usa per streaming, grande Tau. Ah, ok. C'è un ragazzo che c'è scritto overclock al processore e poi quando riavvia il PC lo ritrova a 3.2. Allora, Ilias, come ti chiami, se quando spengi il PC gli stacchi totalmente la corrente può darsi che non mantengono le impostazioni, la schiava non ti mantiene le impostazioni, strana questa cosa. Fabio Serme, io intanto le dicono. Allora, vendete anche tastiere meccaniche economiche sotto i 100 euro? Sì, come no, Luca. Dai un'occhiata al nostro sito, insomma, impressione lo trovi. Metterlo fisso. Ciao ragazzi, dei grandi, sempre creativo, ho installato PC Build Simulator, gran bel gioco come il vostro lavoro, saluti da Bruxelles. Sai che lo volevo provare? L'ho visto, però è molto limitato. È bene, è limitato, lo volevo provare. Like. Però era figo. 200 like, che facciamo? Mettiamo il liquido nel PC Project 98, che per così almeno per chi non l'ha visto poi è costretto ad andare a vedere altre puntate. Saluti da Bruxelles intanto. Ma tipo i cavoli di Bruxelles li fanno solo a Bruxelles? Perché si chiamano cavoli di Bruxelles? Ma che domanda è? Perché si chiamano cavoli di Bruxelles? Tutte le mie parti sono nuove tranne il processore e la scheda madre, riferito al mio PC che non si spinge. Ma allora, processore e scheda madre, ma tu spingi il PC e non ti si spinge, formato. Tanto sai, sono queste cose che dici a livello software. Lui no, è come se il PC ti spinge ma non ti spinge, quindi alla fine no, è un allora problema di sistema operativo. Te lo dico io, che lui ha detto tutte le mie parti sono nuove, tranne processore e scheda madre, quindi magari non l'ha formattato. Che processore e scheda madre? No, sta buono. Non lo sai, zitto. Che processore e scheda madre hai? Perché guarda che alcune con Windows 10, alcune vecchie, hanno problemi a spegnersi. Ah, mi ricordo Psycho che sei, sì. Vidas cambia pila BIOS. Sì, è bravo di Gerotella. È perché lui dice che quando overclocka e poi dopo riavvia il PC si perde impostazioni, ma se stacca totalmente la corrente, sì, potrebbe essere la pila, se no è un problema proprio che la scheda madre c'è un problema a tenere salvate perde le impostazioni. Perché non le regge generalmente. No, lui dice la regge, poi quando spenge il PC lo riaccende gli ritorna in default. Che avevo fatto qua? Fatto un danno. No, dico a Fabio, dico a te. Ok, sì, però ho capito. Sbragat! Ciao, la scheda madre MSX470 Gaming Pro supporta le RAM a 3.2, se sì, quale funziona senza tribolare? Ma tutte, 3.2 ormai è una frequenza che è diventata abbastanza comune, quindi è diventata quasi lo standard, perché poi si alza sempre di più l'asticella della frequenza base che ma si monta. Lo standard sta a farito, Lo standard ormai è 3.000, Lo standard ormai è 3.000, cioè meglio di 2.4. Ma che se dire 5 va a 2.666? Sì, però comprare RAM a 3.000 perché costano qualche euro in più rispetto a 2.4. Tra 3.000 e 3.002, guarda che c'è la differenza di prezzo, non so 2 euro, Tra 3 e 3.002 sì. Come se vede che non ordina roba e tu sei buono solo a infilare i pezzi uno sull'altro. Ma tra 3 e 3.002 sì, però tra 2.666 e... 2.666? E mi manca 6, ma pesava troppo. 2.666 e 3.000, quanta differenza di prezzo c'è? 15 euro. Ma lo sai che ho fatto un video dove smonto da solo un portatile M7, prendo pure in giro? Ma quando l'hai fatto? L'ho fatto quando ho dovuto montare, tu non c'eri, ho venduto un portatile MSI e ci ho dovuto mettere un SSD dentro. E tu ci faccio il video, ti ho pure preso un giro nel video. Ah, grazie. E tu, sì, ti sei pure costretto a guardare. Ma bene, bene. Allora, sì, è possibile Morgoth the Dark, lo lascito qui il video, quello fortemente uscito. Come fa a essere uscito se ci manca l'intro che la famo dopo di questa? Ah. Ma tu c'hai dei problemi? Apposta, no, perché sennò domenica esce un video con una configurazione testata. Ma io lo stai disvogliato, ma Morgoth domenica esce. Oh, guardate domenica, guardate il video, poi almeno capisci. Ora vogliamo la testa mondiale italiana. No. Basta Psycho, basta. LCSI da diciamo, Allora intanto ciao Giacinto, salutiamo Giacinto da Facebook, su Twitch si sono abbioccati malissimo.
a quanto vendete la MSIX 470 Gaming Pro Carbon? Guarda, trovi tutto il nostro listino sul nostro sito hardwareroma.com, qui sopra. Tu vai col video là, là, così, bravo, adesso devi andare a destra, sinistra. Aspetta, lo sto toccando. Fatti saldare da noi chip video comunque come blocco molto buono, non so in cosa stai parlando. Va bene, allora ragazzi, abbiamo messo qui sotto a 200 like, mettiamo il liquido al a 100, innanzitutto a 100 parte l'assemblaggio. Ma siamo 102 spettatori. 102? Ma siamo pochi. Ma io faccio così, allora, per creare hype abbiamo il 9,60 euro. Sono buono per creare. Allora. Bene, questo togliamo. Dai, quello lo togliamo che fa. Oddio! Allora. Vieni qua, vieni. Toglilo bene. Ecco. Allora 88 like, dai, ne mancano 12 e poi partiamo. Forza, mo cominciamo. Allora. Comincio a fare come l'altro youtuber. Vai. E a 100 parto, vai. Così. Va bene. A 200. A 200 se ne è andato. A 200 se ne è andato. Nel range. Perché c'è. Per crescere necessita di un clima freddo tipico del nord Europa come Bruxelles. Ah, questa è la spiegazione per i cavoli di Bruxelles. Allora, perché a Bruxelles cresce e a Copenaghen no? Esatto, esistono i cavoli di Pokémon, devo comunare. Non lascio di lingua, vedi i cavoli di Pokémon. C'era un'altra roba. Ciao Andri Boy. Okay. Che ne dite? È ora di cambiare il mio i5 4570? Ci sei quasi. Sì, se monti tu, che ne so, l'ultima già generazione di schede video, direi. Sì, dai, dai. Secondo loro sono usciti dai 450 RMT, no? Sono Lollo Feed da Twitch. GG messo like. Ah, grande. Ah, Lorenzo Trivellone. Ok, allora, perché c'hai due nomi? Dai, Lollo. Senti, allora, qua a 100 like siamo arrivati. Okay. Siamo 109, io direi che possiamo cominciare. Allora, oggi montiamo X470 con. Ah, vedi che belle saranno. Queste sono le nuove, queste spendo due parole per farvi vedere. Queste sono le nuove corse Bangens Pro. Che cosa cambia? Cambia praticamente la parte sopra, che senza avere solo il vetrino c'hanno tutto. Hanno copiato le cose. Non lo volevo dire, lo stai dicendo tu. Sì, sono simili alle Trident. Ok, vabbè, è normale, si uniforma. Però sulle Vengeance Pro costano uguale alle vecchie, quindi perché non mettere le nuove? Allora, va bene, allora. Ma il resto conoscere tutto, sì, dai. Montiamo X470 con queste RAM con Ryzen 5 2006X con SSD da 250 a 960 euro. Disco meccanico da 2 tera, Western Digital Cover Blu. Loris, i LED della mia scheda rimangono accesi anche PC spento, cosa può essere? Domanda, hai un Asus? La risposta è sì, già lo so, quindi sappi che l'Asus tiene i LED accesi e sì, ti continua a caricare l'USB anche a PC. È un'impostazione al BIOS, la c'è un'impostazione al BIOS, non mi ricordo esattamente qual è, ma la puoi togliere. Si chiama USB Charge qualcosa. Praticamente a PC spento, grande Psycho, grazie per i DOS Euris. Molte grazie. E quindi c'è anche ormai tutti i LED che rimangono accesi sulla scheda madre. Allora, un dissipatore Oliwane silenzioso e performante all'8N7K. Prendi l'Antec 360. Ma no, perché allora ragazzi, non è sotto lì, non comprate mai scheda madre vecchia per metterci il processore nuovo, perché non ve lo sfrutta mai al 100%. Se già ce l'avete, ma magari ce l'avete un 1300X e dici voglio montare 2.6 senza cambiare scheda madre, Switch. Lo puoi fare. Switch. Allora, sta buono. Oggi ora sei più calmo del solito. Cioè, perché, sei più cadenzato, ti vedo più. Sì. Mettiamo così o lo vuoi più giù? No, va bene, penso che vada bene pure così pure per loro, dai. Se lo volete più zoom a 130 like zoomiamo, via. Oggi è così. Si paga tutto. Oggi si paga. Allora, intanto questa è la IS 470. Ho capito. Segno d'ammiccamento. Ma l'hai detto, se avessi detto castronerie ti avrei corretto, ma non è così. Bene, allora questa intanto è la scheda madre, che poi è uguale, cambia soltanto il socket, quindi ne abbiamo viste a bizzeffe, a milioni. La versione AC, come al solito ve lo ripeto, perché ha il modulo wifi già preinstallato on board, quindi sotto. Dove, a on boards e boards sotto, plurale, sono sulle schede, perché ne producono in massa, capito? Quindi su questo qui ha il modulo già wifi installato, che io vi dico che cavolo ve ne fate, visto che poi c'è ancora gente che è convinta di. Oh, mi raccomando, PC da 4.000 euro c'è sta wifi, che però, ce li fa? Però la sai una cosa, fai una stima, quanti PC da gaming fai
con persone che vengono, quando gli fai la classica domanda che io non gliela farei neanche, allora ormai ci siamo abituati a farlo, ti serve il masterizzatore? 9 su 10 con no. Poi quando gli chiedi ma ti serve la wifi? Certo, ma non c'è gioco. Mica c'ho il modem vicino al PC. Sì, allora bisognerebbe inventare qualcosa che va oltre il powerline, perché c'è gente che c'è a casa dell'anni 40. Perché il powerline ha ottime prestazioni se è un impianto nuovo. Se è un impianto nuovo, ho capito, ma vi volete inventare un'altra cosa? Mo Google, hai visto, Google ha fatto uscire il nuovo router, invece di fare da bridge, sfrutta la tecnologia mesh, me lo spiegava il Cavalli, che lui sai, no? Mentre dice, sono tre apparati che si suddividono, se il wifi di uno arriva a un tot, l'altro non è che si sovrappone, dice, ah, tu arrivi qua, io vado di là. Oh, Ezio, troppo! Oggi è la giornata che si paga e tutti stanno pagando. Ma per caso sapete che Stefano, posso dire? Se no pare brutto, vabbè, ho detto dopo le donazioni, posso dire. Che cosa? Stefano ha bisogno, ragazzi, perché ha spaccato la sezione della porta. No, non l'ho spaccato, ragazzi, sta rompendo. Spaccato. Si sta rompendo. Ha spaccato, no, mette non... in prima, il secondo, niente, fa dire e ritorna indietro, quindi è rotta. Se c'è un meccanico, come ho detto, se c'è un meccanico... Mo' volta sta storia, ragazzi, quando se... è stato il volante. Ma tanto tu hai detto così, ma ognuno dice la sua, ho scommettato, la... lui a parte c'ha la porta, perché è andato automatico, penso. Hanno prodotte tre, una quello che l'ha progettata, uno un disabile che ha bisogno e l'altro è lui, quindi ce ne sono tre che girano de polo col cambio automatico. Se qualcuno di voi c'ha la polo col cambio automatico qui adesso, grazie, parlo io, ce l'ho uguale, però sappiate che questo ragazzo ha bisogno di soldi, che questa frizione costa, gli hanno fatto un preventivo di 800 euro più mano d'opera, quindi diciamo che la sua 14. Ma guarda la gente di nuovo l'app. Mortale. No, non la prendo questa volta, ragazzi, l'app. No, no. Diciamo che questa volta il ragazzo si è giocato la 14esima. Già me l'ero giocata. lo so. È il bollo, è la revisione. Ah, raga, sì, col DSG Enzo. Infatti per quello mi sono buttato su Farming Simulator, perché altro... Dici, vabbè. Almeno gioco su, guido qualcosa lì. Conoscete Spavald lì a Roma? No, sì. Spavald, chi è Spavald? Non lo so. Allora, intanto... Aspetta, io più o meno, padre più o meno. Crellone c'ha il padre meccanico, se pigliate meno ha detto per fattela. E... Che sai, che hai fatto il preventivo senza manco il nome del telaio, chi sei? Forse ci stanno, come dicevo, ma forse ci hanno... forse ci stanno donando, perché MD che porta foto. Ragazzi, Omar è il proprietario del PC, quindi se lo volete insultare fatelo direttamente. No, perché lo devono insultare? Vabbè, ha scelto bei componenti. Ma lui ha fatto, lui ha fatto... è una di quelle volte in cui arriva il cliente con le chiare, lui ha fatto l'elenco e io ho eseguito. Esatto. Come uno dei peggiori sicari di Caracas. Non ci ho neanche provato a proporti Intel, Omar. Diglielo che è entrato, l'ho sentito sicuro, hanno detto allora voglio un... è partito con AMD 2600X, io l'ho fatto stavolta e ho fatto ok, non ci provo neanche, è stato convincente, si è codeciso dritto al punto con il cambio automatico in garage. La Polo mia è del 2010, ragazzi, ma come la Polo il cambio automatico? Stefano cambia subito, guarda che va bene, ragazzi, sono 100.000 km, guarda, non mi ha mai lasciato a piedi ancora, quindi comunque sia. Perché dobbiamo andare? Spavald 96 fa motovlog eccetera su YouTube, ok, me lo segno, motovlog mi interessa. Motovlog, buono. 800 di frizione, inizia Anna a piedi, grazie George, ti aspetto in sala, non ti preoccupare. Poi, DSG è DSG, bravo Enzuccio, vedi, bravo. Enzo e lui ormai abbiamo una sincro perché col trattore ci troviamo. Il DSG col trattore. E io tanto però lavoro col trattore, così sarà, andrà a finire la storia. Mettiamo intanto l'M2. Ah, vedi, arriva Gianfranco che ti fa, ma quanti chilometri ha la macchina? Hai fatto il cambio olio sul cambio? Ma tu allora, pensi che Stefano fa manutenzione ai PC pure e allora, non fa manutenzione alla macchina? No, allora, quando l'ho portata a fare il cambio del volante, perché mi hanno cambiato il volante perché l'ho spaccato, cioè faceva rumore interno, quindi mi hanno dovuto cambiare tutto il piantone dello sterzo, incluso l'iPad. Ma dillo perché faceva rumore. Perché ho dato un destro sul volante e l'ho crepato. E mi hanno detto, vediamo se il cambio, perché alcuni cambi hanno bisogno di farlo, alcuni no. E mi hanno detto, guarda, il tuo c'è un richiamo, quindi te lo facciamo passare in garanzia, anche se la tua auto non sta più in garanzia perché c'ha 7 anni. Certo, Stefano ha forza di dare garanzie agli altri, una volta che capita a lui che può fare qualcosa in garanzia. Mi hanno fatto questo cambio dell'olio, mo non vorrei che mi hanno boicottato e quindi comunque mi hanno messo un olio che mi ha portato alla distruzione, la rottura del cambio. Giovanni dice, avete fatto il vaccino per MD? Ah,
Stefano è nato con gli anticorpi perché l'ha presa da piccolo. Sto a chiamare, dimmi a quanto ammonta il preventivo della cosa. Stefano porta la macchina al meccanico, dai tre problemi in su. Sì, io tre problemi in su, se no. Allora, semplice la bocca e niente, col fatto che erano grassi sono inventati le storie, alla fine mi hanno rifilato un tagliando. Vabbè, lì Jack si stava un po' tu, se te lo fanno gratis va bene. Ma guarda, allora ragazzi, ho trovato Stefano col trattore in tangenziale che sta a 2 minuti al negozio. Andiamo a comandare, andiamo così. Fai un test, prova a friggerci le patatine del McDonald's. Se vengono bene sai dove deriva, da dove deriva l'olio. Ottimo, questa è una bella idea. Allora, la cosa è questa. Mi sono perso il filo. No Gianluca, non è quello il problema. Lo slot VCI Express 3.0 è retrocompatibile, quindi non è quello il problema. No, dicevo, per il cambio ho sentito un amico che lavora al lato dei cambi e mi ha detto: guarda, te lo faccio prendere originale a 3,90. Quindi comunque sì, Stefano per 2,80 te lo dà. Dimmi se ti va bene. Ma Eliseo, certo Omar, che ti salutiamo e resisti perché il PC ti arriverà a inizio settimana. Trattalo bene, perché una volta che escono noi PC non li vogliamo più. Fai vedere il zoom tattico su questa che è carina. Mazza, 280 mi sembra un po'. Eliseo, mi scrivi su Telegram. Se mi scrivi su Telegram, mettila davanti a quella, no? Se mi scrivi su Telegram e riusciamo a sentirci, magari ti mando il cambio DSG a secco a bagno d'olio. Penso che sia a secco, penso, perché dal rumore che fa quando cambi, quando viene buche che va a spasso, può darsi che sia a secco. Quindi comunque vediamo un attimo, dai, poi tocca vedere che a 280 cosa ti dà, cosa. Polo immatricolata inizio 2011, no, la mia Polo è immatricolata nel 2010, io l'ho presa nel 2011. Sì, poi magari guarda, perché loro magari pensano di SG e invece la tua è quella 1200. Sì, perché la mia è 1200 TSI 77 kW 105 cavalli DSG. Ti ho detto tutto. Sì, Ti do, se vuoi ti dico pure il numero di telaio, e gomme devi cambiare da 6 anni. E gomme devo cambiare dal 2015. In realtà per fare il camerone sul camion automatico è complesso, bisogna prima lavarli, poi farci circa un chilometro e poi cambiare l'olio per evitare che l'olio vecchio vada sul. Vedi come sono esperti, Lorenzo, vedi, 12 anni già un futuro meccanico. Ma che lavoro fa Lorenzo? Ma niente, 12 anni. Vedi, in realtà per fare il camion con 92.000 km, cosa? No, forse parla della macchina. Ah, parla di quella dello zio che l'ha fatto al 2011 con 90.000. Io ho 98.000. Ma non si sta scassando, ragazzi. Il problema è che quando parto, lui mette la prima, poi io do un po' di gas. Quando innesta subito la seconda, perché a Polo a 7 marce il cambio automatico, quindi non sa più dove mettere. A 5 all'ora mette la seconda, a 10 all'ora mette la terza. Quindi fa, quando mette la seconda, fa troppo e si perde la marcia. Poi tu prendi il freno, ma non lo fa sempre. Se parti un po', se gli dai la strattonata iniziale, è come se sfrizioni. Gli faccio fare una foto al libretto e me lo faccio mandare. Bravo Eliseo, grande. Quindi dite a Eliseo che mi si rizzano le orecchie, pur sempre il mio nome. Ok. Allora, abbiamo intanto, io ridendo e scherzando, ma neanche troppo ridendo, neanche troppo scherzando, ci ho messo sopra la scheda madre, già le RAM, il processore e l'SSD. Poi se tu mi fai, no, niente zoom tattico, perché questa adesso l'appoggio un attimo qua. Ti faccio spazio. Ti leggo delle domande, se arrivano delle domande. Un salvo ex stagista, grande Federico, l'avete visto nella live di Romix. Federico stagista con una G. No, di Teramo. Con una G. Infatti lo stagista l'anno prossimo deve ripetere italiano. Bene, allora. Devi cambiare come al 2015, hai le slick adesso? Sì, cioè, adesso sono le slick. Con dei buchetti pure. Sì. Un po'... Sono le intermedie adesso. Mazza quanto mi sale questo. Ma è P110 questo? Ecco perché. No, dovevamo facile col P8 io. Allora ragazzi, la stessa scheda madre in realtà è la versione senza wifi, ma è necessario collegare entrambe le alimentazioni con la CPU? No, non è necessario collegarle entrambe, ma se l'alimentatore ce l'ha è altamente consigliato. Metticelo. Se non ce l'ha non ti puoi inventare niente, perché non ce l'ha, né può cambiare l'alimentatore. Come al solito ascolto come radio, lavorando sento chiamare Eliseo. Grande Lidra, ci fa sempre piacere. Poi, allora intanto io qua siamo... Che bello. E devi aggirarmi un po' via la gamma, mi stiamo a focus qua, tira un po' più su, ecco.
Zoomiamo. Questo è il P110 luce, case dell'Antec, ecco il vetrello temperatello, che c'ho pure un polso mezzo rotto, quindi te lo consegno nelle tue mani, guarda se te cade. Magari spigoli un attimo. Spigoli, vado a riporre. È disponibile da voi NZXT H400, non H400i? Allora, il negozio su Destino non ce l'abbiamo, quello volendo potremmo... Guarda, ti dico, ci verrà a trovare NZXT a breve, probabilmente avviseremo quasi tutti i case alla gamma, ma al momento non ce l'abbiamo. Vedi, Eliseo dice, Stefano ascoltami, a quanto mi ha detto mio zio, ha avuto lo stesso problema a 69.000 km. Ed era il volano o qualcosa del genere. Sì, perché per il cambio automatico, ragazzi, per il cambio automatico della mia macchina si cambia tutto, non solo il disco frizione, ma si cambia anche il volano, perché il volano è bimassa, perché il DSG è doppia frizione. E quindi niente, quello va cambiato tutto e costicchia. Thank you guys, generalissimi. Allora, faratia intanto posteriores. Quella la lascio. Grazie, tieni. E stiamo facendo un po' di luce, questo P110 appunto luce. Per... Mamma mia, stiamo raschiando il bagno. Stiamo facendo luce e che sto sto aprendo tutte cose qua. Questo lo togliamo. No, Francia, non li pusciamo i like perché non vogliamo. Non mi vado a mettere le più nelle cose. È vero. Questi li togliamo. Alleggerire, togliamo qui anche qui il volano bimassa. Attenzione, Wolfi, attenta a quello che dice, che c'è il proprietario del PC in live. Raccomandazioni strategiche. Ah, guarda, il 2006X, ragazzi, è un buon professore. Allora, questo è al momento nudo e crudo. Che quanti dischi ci abbiamo? Uno. Allora togliamo pure questo, il supporto per SSD. Non mi piace proprio la parte posteriore. Lo alleggerisce. Pure questo. Ferro in meno. Ferro, ferraglia in meno, vai. Qual è il budget di questa configurazione? Ma sta scritto nel titolo e sta scritto anche nella descrizione. Leggete sopra, aspetta, me lo sono perso, modo da dark color. Qui abbiamo la scatolina con Todos Leviti. Non lo trovo, sopra dove? Ah, per il mio PC ho pensato che il 3800, la 1050, le Ballistics, Interoptane, 16GB, Allora, l'Optane farà un video dedicato, io lo consiglio solo capra. Molto economici. Quindi se hai un disco meccanico primario ha senso metterci l'Optane. Detto questo, la configurazione non mi sembra male, a parte le RAM, che io personalmente crucio, a noi non ci piace, nel limite del possibile è un marchio che cerchiamo di evitare, però per il resto perché no? Allora, uscirà una configurazione tra l'altro molto simile, con un po' di cosine in più, a 599, e sarà il nostro PC per Fortnite che uscirà domenica, mi raccomando, guardatevelo. Stai con il tag posarsi, che sia anche un attuatore quel cambio, se non mi sbaglio, con a pressione idraulica, ma funziona come quello della Smart con attuatore lì. Questo è quello che ha scritto Lorenzo. Che c'è, vedete? Non dovrebbe avere l'attuatore, in teoria non c'è, no, non ce l'ha l'attuatore, non è come quello della Smart. A oggi dice giustamente Francesco, dice mettete le soglie della donazione a 50 euro. Dai, 4 donazioni ho fatto. No, ma vai tranquillo, non buttiamo assolutamente niente. Stefano non gli piace alleggerire, perché lì gli piace fare il case il più leggero possibile. Beh, se fosse per lui non userebbe neanche il case, però ti diamo ovviamente tutto, scatole contro scatole, bustine e vitarelle. A pagamento naturalmente, cioè anche tipo ostaggio. Anche perché a noi ci scoccia a buttare. Sì, è vero. Allora, hard disk messo, va in position. Ok, poi qui ci va l'alimentatura che in questo... Se le nuove di Intel, sì, devi aspettare. Non so quanto, però devi aspettare. Allora. Ciao per l'edit in video, meglio una RX 580 o una 1066 giga, dipende dall'ottimizzazione dei software che usi. Ho scritto solo il modello del processore della scheda madre, Mattia, che mi sono perso... Oggi non vedo se vuol dire nulla, non sto facendo un formato. Sono 119, scrivono, no? Sono 119, abbiamo fatti pure 170 e segnavi un altro, no? Se okay, ti serve una mano, allora faccio tutto io. A posto. Allora, ragazzi, mentre qui stiamo montando
l'alimentatore, se vuoi assemblare un PC caseless, più leggero di quello non si può. Caseless è figo. Mio padre intanto Gesù di Nazareth, questo è tipo il culto Enzo, sicuro. Mio padre vi saluta, ma dai, è troppo bravo ad assemblare, si vede anche da qui. Grazie Omar, grazie, mi fa molto piacere. Ciao raga, oh, andate, Vivi Mascia è tornato. Vivi Mascia, Fabio, vieni a salutare Vivi Mascia, che è tornato qui dal regno degli inferi, non so dove è stato tutto questo tempo, che poi era Mascia e l'orso, non mi ricordo, è Vincenzo Masciarello, Vincenzo si chiama però, mi pare. E allora, questo è l'alimentatore, questo tipo di alimentatore qui è semimodulare, semimodulare perché, come vediamo, esce già con 24 pin, poi ha un PCI Express e ha un canale da 8 pin per la CPU. Quindi, allora, questo che cos'è? Questo è un altro PCI Express, questa è una presa SATA, questa è una presa SATA e questa è una presa SATA Molex, tutto insieme. Allora, ma questo alimentatore, a memoria mia, non aveva due attacchi 8 pin CPU? No, vero? Ah, ok, pensavo che ce l'avesse, perché vedevo tutti sti cavi, invece esce col PCI Express. Già ha dato una botta al microfono, l'hanno pure sentita. Ah, oh, vedi, sì, Vincenzo, ci ricordiamo. Allora, l'alimentatore normalmente lo mettiamo nella parte posteriore, nascosto, e ci prepariamo subito qualche presa SATA, qualche presa Molex, qualche cosa, insomma. Che scheda io abbiamo là? 1060, quindi questo lo mettiamo qua. Il cambio a doppio albero serve proprio a velocizzare il movimento degli attuatori. Un attuatore mette la prima su un albero e l'altro prepara. Bravo, è quella doppia frizione, bravo. Però non mi piace che ti tiro l'esso, Questa cosa non va assolutamente bene, la dobbiamo correggere. Allora, l'alimentatore intanto lo mettiamo in position. Non capisco qual è il problema, ho montato un i5-4, 0370p B3 della Gigabyte, GTX 1050 di MSN, una RAM di GR4 8GB sul fatto e mi dice sempre no input video, nonostante mi si accendono le ventole e le spine. Hai montato qualcosa male, o la prima cosa che mi viene in mente, hai piegato i lenti. Controlla intanto, accendilo senza RAM, vedi se trovo. Se hai guardato bene tutte le puntate del tutorial su come si assembla un PC dalla prima all'ultima, prima di assemblarlo. L'ultima non c'è, quello è il problema. Cioè, un certo dalla punto, prima alla penultima, le hai viste tutte? Non è la penultima. Le segui le nostre live dove consigliamo di comprare schede mani Ignite? No, non è per quello. Hai piegato i dentini, poi pure... Allora, alimentatore fissato in loco. A parte che non sta a vedere niente, che è una tua mano che gioca con le viti e mezzo case. Sì, esatto. Allora, aspetta, ma adesso facciamo lo zoom tattico, perché siamo a 127, a 3 like c'è lo zoom tattico. Eh no, mi serve qua, ok, quindi niente di zoom tattico. Allora, e sei tu che stai in mezzo? Oh, io sto leggendo, ma mi metto qua giù, qua, va bene, così manco mi vedo, non faccio la voce fuori campo. E tanto già stai fuori campo, non serve. 1050 lire regge il double screen, sì, ma non per giocare, cioè comunque dipende a che cosa. Se uno per giocare, uno per seguire, che ne so, Twitch, sì. È ok Mattia, Intercore 3, 3250, B75M dash, ok, la domanda qual è? Fammi la domanda, adesso ho capito i componenti, failalo. Nella mia zona la corrente costa un casino. Che non è che qui è noi già, regalo. Dove vivi? La 1050, ok, già abbiamo già risposto Mattia. Come ti senti quando maneggi i componenti AMD? Ti senti uguale, meglio o peggio? Uguale. Per me non fa differenza. Il lavoro è il lavoro. Non fa differenza. Buon saggio, ho sentito che serve. Che serve? Volkswagen app, buon salto, sentite una macchina di te. No, perché stavolta sei stufato di portarla alla Volkswagen, ha realizzato che c'è una macchina che c'ha 10 anni e quindi non ce n'ha 10. La porta al meccanico. Ce n'ha 8. Quindi niente Volkswagen app per lui. Lo sposta poveri, chiaro? Ok? Sposta poveri, autobus. No autobus, macchina a noleggio 10 euro al giorno. L'app però. Ma l'app purtroppo forse avremo di nuovo da un incontro.
Vedremo. Intanto io avvito tutto fisso. Intanto arriva sempre qualcuno che spara su AMD. E quando non lo faccio, AMD so shit. Ma perché? Così. Basta un distillatore economico ad aria tipo Arctic Freezer 33 eSports One per un 8.7K se non si fa o ci spinto. Se non fai overclock, va bene qualsiasi distillatore. Io ti consiglio, visti i costi dei distillatori di adesso, di prenderlo comunque al liquido. Lo sapete come la penso. L'aria è obsoleta. È obsoleto, dai, non ci vuole ancora il papà. Quando faranno i distillatori ad aria condizionata, allora se ne riparlerà. Dal neofilo starter pack relativo ai collegamenti dei cavi del case, fate un update spiegando che il cavo di alimentazione dei LED ha una polarità, altrimenti si bruciano le strisce LED. No, non è vero. Il cavo di alimentazione dei LED si ce l'ha la polarità. Sì, ma non, se metti al contrario non si bruciano. Perché sì, stai sempre a canza accenne e gira. Io non ho mai capito qual è il verso, quindi faccio sempre attentativo. Perché dovresti leggere il manuale. Basta che fai un vlog con il fatidico incontro. Allora sì, se dovesse capitare che noleggerò una macchina e sarà un'app di nuovo, ma anche un'altra, farò un vlog su questo. Mi registrerò così poi lo facciamo vedere. Tranquilli raga, stavo a trollare. Tangolieri. Devi dare CPU AMD? No, non si deve dare CPU AMD. Riuscite a leggere la mia domanda sopra? Michele Facchin. No, sì, stavo leggendo pure, aspetta, Marco Moleo, un buon aio per un 8.7K che il... Kill? E non leggo più. Non leggo più. Che il mio Master Liquid mi fa arrivare la CPU a 99 gradi. Allora, 99 gradi... È rotto, cioè c'è qualcosa che non va, perché neanche se, a meno che non fai un overclock di quelli uber spinti, non ci arrivi a quella temperatura. Poi che domanda mi sono perso qua? Michele Facchino. Una config con il 5.6K ha senso comprarla? Sì, perché no, se è bilanciata sì. Dove sta? Riuscì a leggere la domanda sopra, vediamo, scuro. Ho una 1060 e aggiorno la scheda con un programma Nvidia, ma quando avvio il programma mi dice che ho l'OpenGL 1. Non ho capito che 1060i con quale programma della Nvidia aggiorni e perché aggiorni cosa? Cioè, specifica un attimo. Ho detto lo sposto io? Mamma mia, il polso. Lo sposto io. No, la che te si sente. Mamma mia. Già se fai aia me te senti, quindi o soffri in silenzio o se fai aia, o sai come è quello. Finché c'è aia c'è gioia. No, regà, no, basta. Basta, faccio 10 secondi di silenzio. Ma dai, leggi, sto leggendo il PC che ha bocca. Una postazione che costa 2000 senza sedia, esagerato? Senza che sedia, che c'entra la sedia? Uno che c'entra la sedia, due. La postazione totale. Due se non mi dici, cioè, c'è pure dentro, cioè può costare, no, anche ma, 600. Ma secondo me tu intende scrivania, monitor, casse, tutto. 2000 euro è poco, no? Esagerato. Oggi sta sullo spende soldi a lottare collo. Che lavoro fate? Pensa un po', facciamogli. Abbiamo un negozio di PC. Faccio kebab. Non lo so, se penso dalla maglietta, da quello che vedi là, cioè da quello che sta scritto là, dal canale, da come siamo vestiti, da quello che stiamo facendo. Ma non facciamo forse un uncinetto? Io mi ricordo una cosa. Ah, ok, ecco, mi ricordavo bene. Allora. O forse era che lavoro fare, tipo fate schifo, ma che lavoro fare? Ah, pure. Non vi è stata regolata. No. Allora, questo è spagnolo, è per te. Hola, me podrías ayudar con una configuración che quiero armare un PC? Gracias. Ma certo, mai con militones. Te basta scrivere a chi? E scriveci una mail a info chiocciola, come si dice? Che ne so, mica sono spagnolo. Chiocciolas easyfix.it. E noi risponderemo il mass possibile, il mass possibile. Faremo il mass portativo. Rispondi te. Certo, è certo. Abbiamo risposto, Mattia, sì, abbiamo risposto già, cioè è un problema di impostazione su quella scheda madre. Uno, aggiorna il BIOS, due, guarda se c'è un'impostazione che gestisce lo spegnimento
tipo EURP, tipo Power Management, quello se ne dai cose, non me ricordo, dai, dovrei avercela davanti per dirtelo. Ci sono delle impostazioni sulla schermata Power Management che gestiscono tra le altre cose la sospensione, lo spegnimento e l'accensione. Prova a variare quelle e comunque aggiorna il BIOS alla schermata. Se te lo continui a fare, la schermata fa suonare e quindi la dovresti sostituire, perché molte schermate hanno questo problema con Windows 10. Allora se fai le cose dette come le penso te le dico così, se no te dico ok, continua a provare tanto quello devi dire, è il dottore che te dice metti ci stai a morire, dice potresti subire, prova a fare queste cose, se fai il dottore che fai, senti c'ho da freddo e stai a morire, dottore, è così, cioè. La serie essenziale, qui intanto ho perso, io ho il PC da gaming di Winnie the Pooh, sono contento per te. Sapevi che Winnie the Pooh è femmina? Ho letto prima. Zoom tattico, sono arrivati 130 e ce l'hai lo zoom tattico? Zoom ecco. Tattico, ecco lo zoom tattico. Prendi un qualsiasi connettore RGB, guarda attentamente il connettore, vedrà una freccia, in base alla posizione la freccia va collegata in quel senso. Sì, però solitamente sulla schermata non è segnato il verso, lo devi vedere dal manuale, questo stavo dicendo prima, solitamente poi mi viene tutto. Come da manuale? Ma come posso collegare un impianto 5.1 ottico all'HDMI della scheda video? Ho cercato su Amazon, ho trovato solo dei sistemi che separano il segnale e costano 20 euro. Stai no, poi accroccando cose. Stai accroccando cose, ti serve. Perché devi attaccare l'HDMI alla scheda video? La tua scheda madre deve avere un'uscita ottica digitale, se non ce l'ha la scheda madre non è di fascia alta e quindi puoi optare per una scheda audio PCI da circa 30-35 euro tanto che quando chiede a noi non approfittiamo, quindi la soluzione che avrai da noi è sempre farti spendere dei soldi, per avere le cose fatte bene, per avere le cose fatte bene, però vedi già che sei risposto solo, c'è l'adattatore a 20 euro già quando lei c'è l'adattatore adattatore ti dovresti fermare alla parola adattatore, perché se non è nata con quello di base non è predisposta, allora no, diciamo no a queste cose, diciamo no agli adattatori, agli adattatori, va bene ok, come mai sono tu allora perché volendo, qualora tu volessi fare degli overclock UBA molto spinti, potresti attaccare il tracker. Una config da con i 5-8000SK ha senso comprarla a rifacce, ma voi quando vi rispondo mi sentite o chiudete il video, andate al bagno e tornate e poi mi rifate la domanda? Che le fanno così? Dici? Dicevo che le bende. Oh, vabbè, intanto se gliela rifaccio mi rispondo. Ma che ore sono le 4? Che c'è a quest'ora? Sono le 4 e mezza? Siamo dei Benji, no? Sarà Yu-Gi-Oh! Sarà qualcosa che... Allora... Potrei mandaros las imágenes della configuration por Instagram. O Instagram va bene. No. Ci manda le immagini da Instagram, va bene. Va bene. E sta bien. E sta bien. Allora. Ciao ragazzi, è la vostra prima live che riesco a seguire. Ci fa piacere, questa è tipo la 120esima live che facciamo, quindi te ne sei perso 119, va bene. Come sto scomodo. Vabbè, ok, capito. Questa rabbia, cioè nessuno l'ha croccato, ha fatto tutto da solo. No, passo da sotto. Se la prende col case poi non può bestemmiare. No, perché c'è qui, guarda, c'è questo. Questo pezzettino di plastica maledetto che vedete qui dietro è il reggicavi della parte che posteriore. Piace, che mi capita acceso con le prese USB on board, quindi non riuscivo a innestarle. Sti cavoli a scatola c'è un'altra, attacco tutto. Sì, ma perché tu lo rende tutti i partecipi della tua. Perché loro stavano vedendo che io stavo smascellando su questa cosa. E alla fine. E alla fine gli ho detto come ho risorto. Ma scusa Fabio, è logico che il simbolo con la freccia e il connettore non back. Allora non ha una polarità, il connettore è RGB, ha 4 pin RGB e la tensione. Basta. Giusto, ce n'ha 4. Sta facendo il dubbio. E allora, ce n'ha 4. Se lo giri non sta prendendo tensione, quindi non va. Abbastanza io, no? Quindi se vuoi vedere il verso o ci provi, oppure se vuoi fare il preciso, come io dovrei dirti, dato che sono un professionista, dovrei dirti le cose precise, dovrei dirti prendi il manuale, apri, c'è scritto il titolo, c'è il più, ci metti la freccia. Ci metti, capito? Poi mia madre si è comprata un PC della Madonna. Ah,
Nazareth, dai. Attenzione, cioè, ragazzi, adesso posso vedere come mai la scelta X470? Perché c'è il 2006X montato sotto, quindi comunque sia ottima scheda, ottima scelta. Se Fabio, secondo voi quanto posso pagare una 1080 Ti Strix? Circa 900 euro, penso ad oggi. Ma senza gli adattatori, dobbiamo usare un altro cavo per i Molex o non un adattatore a SATA? Non ho capito, ma se, rispiega Lorenzo, non ho capito. Tagli, alleggeri, io sto alleggerendo qua. Recensirete mai H500 Yen ZXT? Sono deciso di prenderlo. Se, allora, se ci capita, sì. Quanti watt di un alimentatore servono per un 2007X nella X580 e una X470 Strix F Gaming? Ma circa, se vuoi stare tranquillo, puoi mettere un 650 watt, che tanto il consumo stai sotto, quindi comunque stai tranquillo che con quello. Poi se vuoi, cioè, costa poco di più, prendi un 750. Usata Christian, penso intorno ai 500 euro la paghi, 5-550, cioè comunque se uno sta tenuta bene, che sta ancora in garanzia, c'ha il foglio dell'acquisto e tutto quanto, è quello, penso, il prezzo di mercato, quello di 600, insomma. Aspetta, no? Ah, intanto io mi preparo il raffreddamento a liquido, lo vedete dalla mini cam, che sto scattando qui, andiamo a mettere. Aia, non male oggi, non male il polso. Allora, questo qui lo andremo a montare in codesto modo, vediamo un po', così. Così o così, vediamo un po'. Ancora con mano, il bitcoin sta a 0,18 centesimi e va. Allora, questo andremo a mettere così, se questo lo mettiamo così, lasciamo fare questo giro, ma sì, vabbè, mettiamo i tubi nella parte davanti. Allora, quindi così le ventole devono andare di qua. Bene, zoom tattico sul raffreddamento a liquido qui sotto. A dove sei arrivato a legge? Non ho letto. Qualcosa ho letto, ma poi stavo concentrato a studiarmi qui la situation. No, Eliseo, ancora questa storia. Niente, però il 1-2 RGB non è stampigliato sopra il connettore, capisci? Non c'è come power led che stanno stampigliati sul PCB della scala madre. Quindi ti puoi sbagliare al mettere il verso, perché sono 4 pin uguali, capito? No, sul PCB c'è stampigliato, non così. Sta stampigliato sul film. Ma non su tutte le schede, su alcune che hanno più connettori, non ci sta, sta solo sulla scala madre. Per non sbagliarti ho detto leggi, poi se vuoi infilarlo, infilalo, fai come Stefano, lo metti, non si accende o giri. Dove sta il problema? E se sfiamma, perché devi stare accanito su sta cosa? No, lui vorrebbe capire. Ma gli l'ho spiegato! Niente, mi hai fatto vedere controllare le tagli della scala madre freschi freschi usciti oggi. Bene, vedi che da qualcosa serviamo. Basta un CX450 con il 787 MSI1150 Gaming X. Ti consiglierei di prendere almeno il 550, non che non ce la faccia, perché il 450 ce la fa tranquillamente, però dai, centinaia di watt in più. Sì, poi la differenza di prezzo è sempre poca, ragazzi. Sì, lì poi su quella fascia di prezzo parliamo netto dei 6-7 euro. Sapete dirmi il costo di un sistema a liquido con pompa e tubi in acrilico? Allora, mediamente... Sì, oggi stai proprio Porco... Allora, parti per un lavoro normale in un No, parti, vai a lavorare. Vabbè, no, dai. Fatto e tutto, parti da, anche da 3,50. Da 400. Solo, tutto fa da solo. No, ce la fai. Se solo prendi certo, un radiatore singolo, tutto slim, i connettori quelli che trovavo. Ma dipende che cosa devi dare. Allora, se devi fare. Ma gli sto rispondendo, parti da. Sì, ma parti da. Gli vuoi dire che devi raffreddare? Solo la CPU, quindi sono tre tubi. Sono solo tre tubi. Ok, se fai tre tubi dipende che radiatore prendi, da 2,40, da 120, da 3,60, slim, non slim, fat. Come devi fare? Waterblock, dipende quale waterblock prendi. Nickel, rame, argento, oro. Poi dopo, connettori, 10 al connettore, tubi, 6 tubi, perché 3 ti sbagli, giusto? Rubinetto per fare lo spurgo. Ma mica è detto che ce lo devi mettere, rubinetto, sai quanti impianti c'erano? Sì, 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 come senza no, rubinetto. Ma non è infatti anzi. Dai, tu, vabbè. Oggi mi sta a fare nervosino. Certo.
Prego, meglio un FVGA F2-3 Gaming che una Strix o al massimo una beh, ok, questo è un discorso tra di voi. Ma senza gli adattatori dobbiamo usare un altro. Io Lorenzo di Lorenzo ho problemi a capire come scrive. Ma senza gli adattatori dobbiamo usare un altro cavo per i Molex e non un adattatore. Ho letto pure questo, non ho capito. Se metti così referente al liquido con i tubi, copri la RGB delle RAM. Chi ha detto? Marco Burioli. Poi scusa, loro non stanno vedendo nulla, che sono tu. Ah, perché beh, sto provando, aspetta. Mo' vediamo. Cosa ne pensate di quel che si dice sull'ascesa della qualità dell'HD DVD blu? Chi l'ha detto a sta cosa? Non mi risulta, non li continuiamo a vendere da quando li fanno, se ne rompe uno su 100 ti direi che non è cambiato nulla. Se notassi qualcosa te lo direi, anche perché lo capiresti subito, noi trattiamo marchi molto affidabili, quindi se cominciassero a dare problemi io smetterei di vendere. Quindi allora, il problema della mia scelta ha inviato, dice ISCDD, e ha inviato l'asse Imagines, gracias por l'aiuta. Prego, my friend. Le risponderemo se il prima possibile. Allora, dicevo, la scelta di mettere il radiatore in questo modo è perché la carbon in questo frangente ha la cover delle prese, quindi questa che vedete qui dove è scritto Gaming Pro, che è abbastanza sporgente. Il radiatore, se lo faccio partire al contrario, dal momento che ha ha una sporgenza maggiore, guardate, dove ci sono i tubi è un po' più lungo. Questa parte qui, se io cercassi di abitarla da quest'altra parte, praticamente non riesco a far combaciare i buchi, quindi comunque mi slitta tutto più avanti, tutto da questo lato. Invece mettendolo al contrario, no, se io faccio questo lavoro, alla fine non è che lo vado a coprire, perché gli crei, si vede, capito, attraverso. Mo' perché voi lo vedete così, ma presentato da lontano, che dici? Gli crei si vede attraverso. Sì, perché sto vedendo dalla telecamera come si vede. Se lo metti così, come starebbe? Poi scusa, mo' mi sta venendo un mal mezzo, riuscirà sempre a uscire con i tubi così? Sì. So io che so. Sì, poi questo è un po' vizzato perché stava piegato nella scatola, vedi come no, già... No, no, così retinato. No, no, dicevo, questa curva che fa... Questa curva che sta facendo adesso, che voi vedete qui, è un po' viziato il tubo, guarda, se lo lascio a penzoloni rimane leggermente viziato perché stava nella scatola piegato, questo qua naturalmente un pochettino, poi dopo si rilassa il tubo, quindi quando lo andiamo a mettere qua si nota di meno questa curva. E le RAM comunque si vedono attraverso, eh. Però era per questo la mia scelta. Dove sta se l'os HDD NSTPC? E sta a chi? Sotto de cover de metallura. Allora, intanto questo qui lo stiamo fissando. Che ruolo ha? Ci sono già prodotti sul mercato. No, al momento non abbiamo niente Farenix. Io ho un VD 1 tera da un anno e va molto bene, dice Legend. Vabbè, ma ragazzi, ormai il disco meccanico è una cosa che sta a supporto del... Ti giuro che lo brucio. Si sta, non ha detto niente ancora. È una cosa che sta a supporto del disco SSD e secondo me ancora per poco, perché avete visto di quanto sono scesi gli SSD? Cioè ormai troviamo i 120 giga a 35 euro, a 70 poco meno i 250, e si trovano già a 100 euro dei 500 giga buoni. Direi ormai il destino del disco meccanico è segnato. Let's Pingherone, dice Francesco Bolli, Napolina, Polina. Stai buono, adesso arriva. Raga, una domanda stupida, ma il liquido nel radiatore con il tempo non si consuma? Allora Luca, a livello teorico cioè, gli arriva un messaggio, suonano tre dispositivi, suonano pure la macchina, ha suonato, ecco. Dicevo, in linea teorica il circuito è chiuso, quindi non dovrebbe mai consumarsi l'acqua.
siccome che questa linea è teorica, l'acqua in realtà si consuma, se ne consuma poca per volta, ma si consuma, di conseguenza va fatto un rabocco e ogni due anni massimo andrebbe cambiato. Dico andrebbe perché c'è gente che poi lo mette lì sullo scorta e poi si lamenta che ci sono i pezzi di rame che venivano per l'impianto, oppure mi sono macchiati i tubi, oppure non mi passa più l'acqua, oppure mi sono salito a temperature di 70 gradi, com'è possibile? Ho preso 500 euro di raffreddamento al liquido, sta lì solo da 5 anni e già mi dà problemi. Già mi dà problemi. Già. Nel frattempo sei diventato padre, hai cambiato tre lavori, hai fatto due macchine, già mi dà problemi. No, però quello, la cosa che ti dicono, io quello l'ho pagato. Lo so. Tu però prendi in Ferrari, faccio 130.000 km senza andare mai dal meccanico e senza mai cambiare l'olio. Poi quando si fa? Certo. No, però quello dici l'ho pagato, no? Ah beh sì. Oddio. Talmente abituato che ho messo il backplate, non stavo a preparare per interno. Intanto mettono messaggi e gli ritiro. Questa è fatta, talmente l'abitudine? Sì, avevo preparato e non so manco come si monta per me. Chi vuoi sa cos'è? Lo sanno cos'è questo? Lo sanno? Vediamo il primo che mi risponde. C'è un po' di delay. Elks, siamo aperti, no, trovi me 9.30, 13.30, il sabato l'estate facciamo solo la mattina. In un eventuale raffreddamento custom il rubinetto va in una postazione precisa oppure puoi metterlo dove vuoi a piacere? No, dove vuoi. Dove vuoi veramente in posizione comoda per volare. Deve stare in basso veramente. Perché quando lo fai sei più comodo di metterci una vaschetta o qualcosa sotto. Farete mai un video come si svolge il trick per il refill? Luca, è il tappo della cosa, metti l'acqua e che qual è il trick del refill? C'è un trick per tutto. Allora, dobbiamo smontare la cover originale. Sì, noi siamo molto vicino con un botino preso dal cinese, perché Stefano a voi fa spendere 600 euro per ogni scemenza, allora lui va a comprare le cose da 0,50 massimo. Non è vero. È il vecchio mille lire. Certo, lo diceva l'uomo che portava la macchina al meccanico ogni giorno, no? Certo. Ma l'acqua va cambiata agli only o ai... Ah, only one o ai... Allora, gli only one non la puoi cambiare perché... L'aria quando li vanno a chiudere in fabbrica, l'aria viene aspirata, quindi quel sistema è teoricamente esente d'aria. Dico teoricamente perché poi alla fine quando le accendi qualche bollicina si assetta, quando fa la prima accensione la senti che c'è un po' d'aria all'interno. E spesso in alcuni modelli in passato è successo che ce n'era troppa e poi la pompa quindi di conseguenza si rompeva, ma questa è un'altra cosa. Gli Only One, il 99% degli Only One non sono svuotabili, perché ve lo spiego subito, perché non hanno la vaschetta. Non avendo la vaschetta voi non potete refillare il liquido. Come fai a refillare il liquido qua dentro? Non lo refillerai mai tutto, perché non hai un punto di raccolta dell'acqua. Molto semplice. Questo non serve all'ingegnere per capire. Quindi non apriteli mai. Volevamo farvi vedere cosa succede, sarebbe successo se ne aveste aperto uno, però poi ci siamo scordati di far video, vero? Ti ricordi, uno dei primi video ho detto facciamolo, poi lo faremo, ma appena ce ne capita uno quasi da buttare. Il reggitore della scheda video, reggitore, fai dire no, perché fai dire a Stefano NVMe? Ma che c'è? Ah, fai dire a Stefano, vai NVMe. Il posizionamento del radiatore dell'AIO può influire sulle temperature? Se sì, dalla vostra esperienza hai notato grossi sbagli? Allora, Fahrenheit, sì. L'AIO soffrigge. Incide tanto. Innanzitutto lui sta più fresco se lui il radiatore sta più fresco se prende l'aria fresca. Per prendere l'aria fresca tu diresti lo posiziono davanti, che è giusto, in un case che è aperto lui si prende l'aria fresca. Il problema in questo modo che cosa? Che magari recuperi pure 2 gradi sulla CPU, però poi hai questo mammosso davanti che ti spara la sua aria che è calda all'interno del case, quindi tu stai immettendo nel case aria calda, il che non è una grande idea, non è buono. Questa prova è un altro dei video che dico sempre a Stefano, appena c'è tempo lo faccio con le temperature prima e dopo, però poi non lo faccio mai perché è un po' dispendioso in termini di tempo come video. Magari l'estate che noi lavoriamo un po' meno magari riusciamo a portarvelo come contenuto. Comunque in linea di massima non mettete mai il radiatore davanti, a meno che sopra non c'entra, avete comprato lo Sharpuno di G5 o similare, quindi
cioè ci andrebbe ma non ci va, e quindi siete costretti a metterlo davanti. Spendete sempre quei 5, 10, 15 euro in più e prendete un case come questo che vi consente di montarlo. Non fate sopra i pucciari. Non questo, ma come questo. Come questo che vuol dire? Che qua ci deve avere almeno 4 dita. Se vedete, 4, prendete 4 dita di pubblico, ce le infilate e ci deve entrare. Se ci entra, a posto. Vabbè, quello dipende se non c'hai il primo spazio a casa. Perché io che dire, non ce l'ho. No, però vedi, poi dopo ci sono alcune accoppiate. Guarda, non è solo un fatto di spazio. Guarda, guarda quanto spazio c'è tra la scritta carbon, quindi il distillatore della scheda, e le ventole, guarda, è veramente poco, ce la fai a fare un po' di luce dentro in qualche modo. Guarda, ce n'è veramente poco, stanno quasi abbattute, lo vedi? E questo calcolo è un case predisposto. Ci sono delle schede madri che hanno dei distillatori ancora più sporgenti di quello. Infatti si fa poi difficoltà a fare i collegamenti dei connettori delle ventole nella parte superiore della scheda madre. Tipo ecco, se io adesso montavo prima il dissipatore e poi l'alimentatore, va l'attaccato 8 pin sulla scheda madre, ma hai visto che è irraggiungibile, perché ormai è stato coperto dal radiatore. Infatti questi qua sono dei trick che se li monti spesso ti ricordi di farlo prima, perché io ho messo prima l'alimentatore oggi, è questo. Allora, poi altre domande. Quindi il case red è un aio o una vita tappo per il PC? Alcuni, come ti dicevo, ho detto infatti 90%. Allora, che momento è questo? Lo so che ti interrompo. Che momento è questo? È usando, dai. Intanto Oma dice grazie del cambio pasta. Allora, tranquillo, tanto te la mettiamo a conto. Alcune le trovi dai 8 euro del tubetto. Aspetta, è questo lo zoom, perché a loro piace vederti mentre lo fai. Allora, è last time to fingeroni. Ma però lo farò col destro con la mia mano infortunata. Allora, spalmiamo, e anche il 2006X l'abbiamo dominato, spalmato, etichettato con il fingerone. E finalmente questo è un grande passo per il fingerone, è un grande passo per l'umanità. Benissimo! Eccolo qua. Dovevi dire un piccolo passo per finire. È vero, è vero, è vero. Avete trovato il lettore floppy? No, cercheremo di farlo senza, che tutti bravi. Oh raga, ve lo porto io, non vi preoccupate, ce ne ho 10 a casa. Quando passo ve lo do, sabato vengo. Peccato che sto lontano, vi faccio il pacco, però a noi non ce n'è arrivato, manco uno. Guarda, 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 oh, ho detto prima, metti il radiatore prima, sto che se non c'è spazio devo far passare il connettore per l'alimentazione della pompa. Mi ci riesco a farlo così. Giusto. Se ti scordi una cosa. Allora, Domenico Fele, ciao Fabio e Stefano, mi è capitato dopo aver fatto l'upgrade al mio vecchio PC, quando l'ho appiccicato, l'hai appicciato forse, che poi comunque lo passo lo stesso, mi è apparsa la scritta New CPU installed. Quando capita una cosa del genere, quando stacchi del tutto la corrente rimuovi la CPU, quindi sicuramente ti ha dato questo. Pure se cambieranno, lo dice. No, New CPU installed in genere dove dice se cambia di più. Poi se la scheda installed, poi se la scheda madre è rimasta senza tensione, comunque sia te lo può dare lo stesso anche se non hai cambiato la CPU. Vediamo altre domande intelligenti. Io raffreddento custom, il rubinetto l'ho messo in una posizione precisa. In un raffreddento custom l'ho messo in una... oppure lo metterlo dove vuoi. Abbiamo già risposto, certo, lo metterlo dove vuoi in un punto comodo che te lo faccia poi spurgare. Io non ho mai avuto la possibilità di fare un custom, ma c'è un mio amico che l'ha messo in alto, a me non mi sembra una cazzata. Ti ripeto, lo metti dove vuoi alla fine, quindi dove ti rimane comodo per poi svuotarlo. Normalmente in un punto che non si veda, perché il rubinetto non è proprio il massimo dell'estetica. Wow Fabio, mi serviva la soluzione se si possono adottare quando appare su... Ah no, che ti ho appena risposto, sto un po' indietro con la chat, tanto per cambiare. Ragazzi, io vado per Stefano, ti manderò la foto del libretto su Facebook. Grande, grazie. Ma perché non è stata la grizzly come pasta, Fabio? Dai, la Silver 5 è guai. Ma la Therma Grizzly, sì, è una pasta buona. A parte che la Therma Grizzly non si può spalmare così. E quindi già... già parti male. Poi tra MX4, Grizzly e chi più ne ha più ne metta, stanno praticamente, che si passano, mezzo grado, un grado, poi condizione ambientale permettendo, quindi alla fine... Tanto è brutto l'attacco che hanno fatto aftermarket. È proprio brutto, guarda, c'ha gli occhi tristi. Guarda, guarda, tristo.
Vabbè. La musica è un po' alta, disturba il parlato. Me lo dite adesso che è finita la live? Eh? Va bene, io ve la passo. Ma quanti like abbiamo fatto per arrivare a quel lavoro? Abbiamo fatto... Non ci arriveremo mai. 149. Non ci arriveremo mai. Non è per arrivare a 200. Guarda bene, eh. 90. Dai Psycho, mo mi tira fuori il link del 2008 col confronto di tutte le paste termiche fatte da un hardware UK e ti fa vedere che ci sono 140 gradi di differenza. Sì. Già lo so Psycho cosa vuoi fare, ma con me non attacca. Vabbè ragazzi, bisogna pure vedere. No, la Silver 5 non è la migliore, è una delle paste termiche che ha la durata maggiore. La durata maggiore è un'ottima distribuzione. Noi quando mettiamo le paste termiche, poi noi, se tu dici al cliente, allora tra un anno me la porti per cambiare la pasta termica, quelli fanno. Dicono sì sì, poi dopo porto, poi torno dopo 6 anni perché non gli gira più la pompa da fare. Sì, ovviamente c'è il cemento a presa rapida sul. Quindi noi dobbiamo tenere pure conto di questo. Delle paste termiche non tutte hanno la stessa durata. È Psycho, ma dai, è Psycho, è così, cioè non tutte le paste durano uguale. Normale, no? Tanto se non metti quella ti dicono perché non metti la MX4, metti la MX4, però la grigia è meglio, metti la grigia, però lo sai com'è, sai, lo sai, fai bravo. Perché non togliete l'etichetta dei chip di memoria dell'SSD per metterli sotto le shield? Allora, uno, perché la differenza è irrisoria, due, perché questo prodotto ha la garanzia, di certo non lo spellicolo io. Mi conviene, ma conviene mettere un pinguino davanti al case per sparare il freddo direttamente che tutto come fare. C'è anche il sistema che lo tiene aperto col ventilatore e poi magari c'hanno una pasta termica, la cambiano da 10 anni e poi vivo. C'è sta gente che non pulisce neanche le ventole, poi però dice ho visto col ventilatore, ho risolto. Ma c'è qualche problema, perché se hai preso un PC che ci devi tenere il ventilatore davanti per farlo funzionare come si deve, c'è qualcosa che non va. Si può spostare Windows oltre che dati vari da un hard disk su un SSD? Non credo però voglio avere... Ma vuoi clonarlo? Lo puoi fare. L'importante per avere una buona percentuale di riuscita è che la misura del secondo disco, quindi dell'SSD, sia la medesima o superiore. Quindi è facile clonare un disco da 500 su uno da 1 tera, ma non è semplice il contrario. Ne fate parecchi di MD. T'ha salvato la campanella, t'ha salvato. Dipende. Quando quanti vorremmo. Quando ci ricommissionano, sì, però normalmente la maggioranza dal momento che il PC da gaming ancora se la vince Intel su AMD, in quel caso ancora montiamo più Intel che AMD. Allora, intanto io stavo dando una rassettata generale un po' a tutto quanto e siamo arrivati al punto di montare la scheda video all'interno del case. Allora, scheda video che in questo caso c'è un po' di de zoom tattico. Allora, $1060 Gaming X, la scheda video normalmente è stata volutamente presa non più potente di questa, anche perché sennò non si ha sempre tutto questo budget o utilizzo, insomma, forsennato della scheda video. Quindi andiamo a montare in posizione. Nella precedente già avevamo tolto gli attacchi e adesso andiamo a fissare il tutto. Eccolo qua. Allora, questo è uno e la seconda vite. Intanto davanti c'è un bordello di gente, non so che è successo. Seconda vite, eccola qua. Adesso, ecco qua. Questa la possiamo ritogliere. Io di solito uso la Silver 5 ONT, di quella della Noctua anche non va male, devo dire. Però è più collosa, come devo dire. Quando la vai a spalmare ti viene via un po' tipo di gomma, capito? Luca, lo butti? L'ho fatto apposta con intenzione di fare in casa. Ah sì sì, certo, dopo 5 anni lo butti, insomma. Allora, eccoci qua. Messa la scheda video, che voi non vedete più naturalmente all'interno perché io ho fatto soltanto la scatola, ma all'interno ve l'ho montata, Fabio se n'è nato. Siamo a questo punto. Adesso io devo
fascettare la parte posteriore, quindi andarla a sistemare un pochettino, collegarmi le varie ventole. Allora, manca una ventola intanto qui sopra. Questa qui sopra io devo far uscire il CPU fan, ovviamente. Quindi ci metti, intanto ci metti quello. Ok, io già ci ho messo questo e già non riesco più a passare con il cavo per la CPU fan, però per collegare le ventole del radiatore sulla scheda madre. Comunque, ragazzi, non abbiamo fatto parlare più, meno male, meno male. Comunque niente, ma sai che oggi non riusciremo a fare quella cosa del custom, non ci arriveremo sicuramente. Siamo a 162. Tra una pasta termica buona e una mediocre cambierà un grado. Beh no, allora, mediocre proprio, tipo quella alla ceramica, c'è molta meno conduttività. Quindi magari sono 3-4. Sì, poi è normale, si parla sempre di rifinitura, non è niente di esagerato. Meno 38 like a 200 da Francesco che ci sta sperando, ma noi glielo facciamo fare. Guarda, io ragazzi intanto sto diventando matto per cercare di far scendere il cavo CPU fan. Dovete anche 8 pin. Per la scheda video sì. Per la scheda madre no, perché ne ha due, un supplementare e il prezzo ha due, quindi comunque uno è già stato messo. Non riesco a farlo passare questo. Ce l'ho. Ok, ci siamo. Guarda come scomodo, raga. Scomodo è dire poco. Questo è perché sempre che vedi, mi sono ricordato magari l'8 pin con la CPU e non ho pensato a mettere questo prima di fissare il radiatore. Che a volte non metti solo questo. Eccolo qua. Collegato questo qui sopra. L'abbiamo messo. Poi questo abbiamo messo. Adesso facciamo passare il PCI Express da dietro a davanti, quindi così. Lo facciamo arrivare qua. Ecco qua. Lo mettiamo così, poi ci serve qualche fascetta adesso, non ne ho tantissime perché con questo ci danno quelle in velcro che a me sinceramente le trovo un po' scomode quando vai a fissare le cose. Lo mettiamo intanto una fascettina qui, che fa dovevo, eh. Su questo case SSD dove si posizionano? Allora, su questo case ragazzi si possono posizionare qui, ci sono due supporti che io ho smontato qui in basso, li ho tolti, vanno, sono sia per 3,5 che per 2,5, li ho tolti. Poi ci sono un altro aggancio nella parte posteriore che adesso tanto girerò il case così ve lo faccio vedere. Guarda, adesso tanto lo giro, collego il cavo SATA al disco meccanico. Allora, cavo SATA qui sotto, vedete? Cavo SATA, lo mettiamo qua, così messo. Adesso lo giriamo e vediamo come siamo combinati nel retro. Allora, allora il dietro di questo messo, ragazzi, è fatto in questo modo. Allora, volevo solo farvi vedere questa cosa per far vedere quanti dei nostri clienti si preoccupano, no? Allora, noi ci abbiamo, abbiamo la scheda, quando venite da noi c'è la scheda, vai, switcha. C'è la scheda con tutta la lavorazione da fare, la privacy, bla bla bla, il numero di telefono, WhatsApp, c'è tutto. Cioè noi siamo in scheda di questa, ma mettiamo sul PC. Loro però ci hanno paura, quindi non è che dici sai le cose delle scheda, allora loro te li portano con recuperare foto, grazie. Oddio, come devo fare? Ora mi sto collegando, che case è? Allora, questo qui è il P110 luce dell'Antec. Comunque devi shoppare 8.000-4.000 fascette. Molte sciocco. Ho capito. Tu continui a cannibalizzare. Io cannibalizzo, poi questi case non te li danno più. Non so perché risparmiano. Ho capito. Non va bene sta cosa. Comunque, miglior qualità prezzo sono i Corsair di alimentatori. Vedi, Psycho, ti smentisco subito perché sì, lo sono, ma perché non li produce Corsair? Guarda caso, e gli stessi che li producono a Corsair li producono anche a VGA, Antec, eccetera, eccetera. Quindi, questo è per dimostrarvi che quello che leggete e sentite in giro, raga, non è un voglio dire se le cose non le sapete, sapetele, però voi, io non so dove vi informate, non so chi ve le passa queste info, non lo so.
Oddio. Queste ci dovrebbero dare. Vedi, sai come è simpatico ragazzo, però l'uomo deve farsi parte, lui fa anche il centro di fiducia temperate, ottimo riesco ed apprezzo, non c'è niente di meglio, lui è l'uomo delle verità assolute. Chiedigli, che ne so, chiedigli. Che tempo fa Meleniano? Capito? È worth collegare l'evento alle Golmonex se non hai più spazi sulla scheda madre? Non è mai worth. Non è mai worth, però se non ce l'hai, sdoppiatore 3 pin is better. Allora. Intanto Just Gaga, vendo 1080 Ti, qualcuno interessato, Andrea Guarnieri, a lui a prescindere, costa troppo la 1080 Ti. Manco ha detto. Magari la regalava. Addio. Andrea, quando vuoi leggi, però sì, guarda, a fine live leggo tutti i messaggi. Andrea, vai tranquillo, ti risponderò. Prima o poi, tutti avranno una risposta. Bella bruttissima. O da Fabio o dal signore, quando sarà il momento. State usando un ali modulare? No, stiamo usando uno di quelli mappassa, non è manco semi. Ah sì, questo qua c'ha 24 pin solo. Sì, stiamo usando un modulare, no, stiamo usando uno di quelli con la mappassa da 800 cavi che si usavano nel 1418 avanti Cristo. Sì, su un PC che giustamente non lo metto. La presa della Bastiglia è stata fatta. Dai raga, fate i bravi, su, non mi fate arrabbiare sempre. Perché ogni volta che faccio le live mi fate nervosi? Infatti ti nervosisci. Parlo da HV Fabio, non fa il coatto, lo sai che te voglio bene. Sai che non mi fa arrabbiare, poi quando vieni ti blasto in diretta, che gli altri poi non lo vedono ma tu lo vedi. Potresti anche passare a Tesla ogni tanto a salutarci, ma capisco che ti sei fatto il super PC, però sai. Si informano su personepocopratiche.com.it. Ma lo zoppiatore è un adattatore che non si può usare. Però Lorenzo, tu devi fare questa cosa. Quando vai a scuola con la professoressa di italiano, tu ci vai e fai ciao, senti, io ho dei problemi a parlare. Sono un po' lì, no? Sì, ho dei problemi a parlare, a scrivere fluentemente nella mia lingua. Che possiamo fare? E lei vedrà che ti aiuterà. Dai, scherzo, però cerca di scrivere in modo che noi possiamo comprendere. I non umani. Ma visto ieri ci hanno lasciato una recensione a una stella. Chi è? Lo sapevi chi ce l'ha lasciata? No. È entrato uno spagnolo ieri in negozio. Mi ha chiesto, guarda, c'ho. Hai fatto piena la recensione alla stella? Allora, io l'ho fatto piena. Allora, molto ti spiego come è andata. Aspetta, prima che la racconti. Ah no, anzi, racconta dopo la dico questa cosa. Praticamente questo è entrato, dice, guarda, c'ho questo portatile che non mi si accende più. Ok, ma era un Samsung con attacco proprietario di quelli piccoli, sono a controllo addietro. In spagnolo, no. Quindi lui ci ha parlato in spagnolo. No, vabbè, parlava mezzo italiano, mezzo straniero. Io ho fatto, insomma, io ho detto, guarda, purtroppo non ho un alimentatore per testare se è il tuo computer o se è il tuo alimentatore, quindi ho detto guarda, prova dal negozio accanto che magari ce l'hanno, quindi ho detto cortesemente, prova al negozio a franco, non ti posso aiutare perché sono sprovvisto dei mezzi. Ok, ciao, grazie. Esce, poi dopo quando ha fatto di là, stava ripassando, io stavo sulla porta, il pastore fa guarda, io l'ho lasciato, loro l'alimentatore l'hanno provato, non è l'alimentatore, è all'interno del PC, adesso stanno cercando di capire che cos'è. Ho fatto, ah ok, perfetto, va a casa, me lascia la scheda, tutto in inglese, ma aspetta la recensione. Io sono andato da loro, non hanno potuto provare niente né qua né là, sono andato dall'altra parte, sono stati gentilissimi, hanno risolto. Cercare di risolvere il problema. Vedi poi come va male il mondo. Cioè tu pensi, hai detto a uno, io non posso aiutarti, è come se tu vai. E come vai, dice, meglio ce l'hai questo? No, non ce l'ho, guarda che a fianco che forse ce l'hanno. Ci ho pure aiutato, poi vai dall'altra parte lo trovano, no, loro lo schifo, non ce l'hanno. Vai. Guarda che ragazzi, adesso lo so che non si fa, però per controbilanciare questa ingiustizia, lasciateci recensione adesso, a 5 gente, stelle. Dove succede su Google? Allora andate su, fatemi questo favore, almeno voi che seguite da tanto, magari non avete mai donato e va bene, fatemi questo favore, andate su Google, cercate EasyFix, esce fuori il negozio con la cosa business a destra, fate, lascia una recensione 5 stelle, se potete due righe, grazie, ci aiutate, perché una recensione ci abbassa la media, noi abbiamo una media tipo di 4.8, arriva una recensione a una stella su 50 che ce n'abbiamo, te rovina, purtroppo il sistema delle recensioni è fatto male, quindi se per favore non vi costa niente, andate, ricerca Google, EasyFix, la prima cosa che vi esce è il negozio, fortunatamente, recensione fast, se potete 5 stelle ci aiutate a rialzare un pochettino questa media, anche perché ci seguite, vedete come lavoriamo, non vi dico che è come se tutti aveste fatto un PC da noi, ma quasi, insomma, non voglio dire che siamo i migliori, però
ci sono. Ce la caviamo. Ce la caviamo, quindi diciamo la recensione 5 stelle oggi non se ne nega a nessuno. Se quindi se non l'avete già lasciato, perché molti di voi so che già l'hanno fatto. Per dove favore, è rimasto male. Sì, per... poi quando ti lasciano. Perché poi manco mi ha dato il tempo, cioè ti ho pure aiutato. Perché sono quelle cose che neanche. Allora, se io ti tratto male o sbaglio, me la lascia una stella, mi ci sta pure bene perché ho sbagliato, sì, se è stato servito attento, male. E quindi la prossima volta sto più attento. Però se tu entri e mi chiedi una cosa, io ti dico non ce l'ho. E non mi vuoi lasciare una cosa nastra? Esatto. Dai, è chi so, Amazon. Non si fa, no? Cioè, è pure scorretto. Non si fa, cioè, ma ok, non ti è piaciuto, o magari hai pensato che l'altro sono stati più bravi di noi, ok, dietro per te, perché devi andare a fare una pubblicità che non è così poi. Vabbè, comunque ragazzi, dai, dateci una mano, tanto l'account Google ce l'avete tutti, è già loggato, cerchiamo di recuperare questa situazione un po'. Stefano, poi comunque quando lascia una recensione a una stella è sempre stato servito da lui. È vero! Chi mi ha passato a cattiva direzione? Sei te quello che c'ha poca pazienza, mica io. Io c'ho poca pazienza, a me recensione a una stella a me lascia. Ci credo, tu la gente la cacci via, ma non te va bene. Quella è la porta, prego, può andare. No, quello è se mi fanno proprio arrabbiare, cioè lì mi sono proprio cose pesanti, personali, dai. Personali. Scusa, certe volte la gente si pone in modo. È vero, è vero. Allora, io posso essere cordiale, però non vi dovete mai scordare che quando c'è davanti una persona, quindi è una questione di rispetto. Cioè, ne sono successe cose. Se io ti vendo un hard disk oggi e uno su 100 è di quelli rotti, tu non puoi tornare 3 giorni dopo, entri dalla porta urlando, ma perché tu mi hai dato? Te l'ho dato sigillato, no, non è che ci sto io dentro. Poi dopo poi mi sale l'ignoranza, lì ti dico, senti, allora, fermo, ricominci, esci dalla porta, mi dici buongiorno e poi iniziamo. Poi se io te lo dico, tu dici, ah, scusa. Sì, so così, però l'educazione viene prima del resto. Scusate. Esatto, esatto. È giusto, è giusto. Ho finito le fascette corte, posso usare. Andiamo questa. Anche a mettere una stella all'altro. No, l'altra no, l'altro non c'entra. No, non ci interessa, è per noi. Gli altri, ognuno fa il lavoro suo. Nicola Giuliani, mi leggi la domanda che ho fatto prima. Aspettami un attimo, un fervorato, me ne sono perse. Ho cambiato scalamare, adesso la temperatura è di 15 gradi più alta. Ho controllato se era un problema di pasta d'erba, ma l'avevo messa perfettamente. Può dipendere dalla scalamare. Se hai cambiato solo la scalamare, c'è qualcosa che non va. Che scalamare è e che processore hai? Ma veramente le persone fanno ancora le recensioni dei negozi? Io le ho trovate sempre sfalsate, alla fine sono poco utili. Le recensioni su quelle dei prodotti sono. Lo so, però lì per lì, comunque, se tu leggi 4.8 o 4.1 e ci sono due negozi vicino, tu magari vai a quello. Per il discorso anche dell'indicizzazione, di come sì. Che cambiano tanti fattori, specialmente su Google. Vabbè, Andrea, c'è sempre la prima volta, potresti anche farlo per noi. Ci segui dal primo giorno. Allora, abbiamo pure fatto il PCM. Prego, può accendere. Grazie Enzo, poi non scrivete parolacce e roba del genere, perché appena finisce la live me le vado a leggere tutte le recensioni. Un tipo Rainbow. Ma sembra bene. Sì, stanno bene. Ah, non da montare i Trident. Ah no. Carino, carino, ma bello, no, bello. Fede, al momento no. Poi il P110 ha la chicca, ragazzi, si illumina pure questo. E c'ha l'altra chicca, e che è questo qua? È RGB con il tasto, questo qui è RGB, si cambia con il tatto LED. Posso cambiare il colore. Trallallero, trallallà. Quanto va avanti con l'i5 8004? Cioè, tecnicamente anche per 4-5 anni, dipende che ce fai, anche per 10. C'è molta differenza tra le RAM Vengeance normali e quelle Pro. Cambia. Io l'ho scritta con l'account dell'app. Allora, se. Cioè, Volkswagen App ci ha lasciato una recensione su. Vabbè. Ma no, cioè, poi cercate di lasciare recensioni con account che hanno già altre recensioni, sennò diventa una classica cosa. Ha messo una stella, poi clicchi su quante recensioni ha fatto l'utente? Una. Un po' falsata, no? Enzo, adesso lo metti anche con l'altro, basta. Visto che hai fatto pure spendi i soldi a sto lascio e comprare un gioco. Ammazza quante ne hai lasciate, oh! Dai, lo hanno fatto. Ho sentito prendere il telefono. Che è, oh? Vediamo chi ha lasciato quella più carina. No, aspetta, aspettiamo la fine. Vediamo chi ha lasciato quella più figa, lo diciamo a fine live, dai. Quella più originale. Che te stai leggendo adesso? No, alla fine, dai. No, no, sto leggendo una cosa su Telegram. Ah, ma in live? Tutto ciò in live. Abbiamo messo un Antec AG650 Pro Desidius, trovi tutta la descrizione di tutti i pezzi nella descrizione. Poi c'è gente su Telegram che non.
Non riesco a concepire la gente su Telegram. Perché che hanno detto? Niente, prendono i commenti della live con giudizi che hanno detto tipo stavo AMD, tipo un ragazzo mi ha detto stavo con AMD e sto adesso mi si è bruciato. Giustamente ragazzi, che io voglio dire, no, pure non so se qualcuno che sta su Telegram in questo momento che poi mi citano. Se non ci siete su Telegram entrate, no, vabbè, ma descrizione. Quello... No, se volete seguire quando succedono le faide tipo che tirano in mezzo a me Stefano, noi rispondiamo giù pesante. Però a me mi hanno tirato in mezzo, no? C'è gente che scrive, quest'altro, c'è pure quest'altro che dice se è bruciata la scheda madre AMD ripassa in Telegram. Ha scritto un ragazzo prima in questa live. Vabbè, ma succede pure al contrario. Sì, però dico, io dico, no, se lo compri, poi raga, cioè. Io non so quanti anni ci avete voi che mi citate o che mi chiamate su Telegram, quello che voglio dire, ragazzi, se vi fate una macchina, ecco, io ci ho avuto l'Audi, mi si è rotta, ho speso 1.600 euro per ripararla e poi l'ho venduta e ho preso due tramvate da 800 euro l'una. Mi chiedi com'è l'Audi, ti dico, l'Audi per me non è affidabile, quindi se uno si rompe il MD, è normale che provi l'altra sicuramente sponda, hai preso l'ultima, l'unica macchina che se Audi che se sarà rotta dentro. Ma sicuramente, però è una cosa personale, voi che dite, ah c'è ancora gente che esiste, è ancora gente così, che se si rompe una marca va sull'altra, no? E se non parla la valigia dell'Ariston che fai, ti ricompri l'Ariston o te compri quella del che cavolo so, un'altra marca? Mi pare normale sta cosa, no? C'ha miseria, mannaggia. Raga, sta a lasciare le recensioni, dai, che questo è nervoso, quando è così c'ha bisogno di... Mi fate nervosio, mi fate, perché mi erate in mezzo per che cosa? Chi è? Niente, l'ho detto niente. Non dire cose che non c'è bisogno di dire. Poi, anzi, c'è gente che è uscita. Dopo questa? Dal gruppo Telegram. Per protesta? No, uno è entrato, altra gente è uscita. Vabbè. Vabbè, comunque, se volete entrare nel... in questa boggia sotto c'è il link. Sotto c'è il link in descrizione del gruppo Telegram, sono 300 scellerati, persone che si consigliano, che ognuno ha la propria opinione, si blastano, litigano, fanno pace, se ride e si scherza. Se entrate il consiglio che vi diamo è mutate il canale, se no arrivano 8.000 notifiche anche di notte, la maggior parte è per spam, quindi comunque quella è una cosa. Se ci volete stare dentro, adesso levo la suoneria, assolutamente, che ho già odio rumore in generale. Pollina, ti stai vendendo Pollina, questa me la leggo al vero. Stiamo vendendo a cosa? Vai, attaccata alle scimmiali. Aria piscia. Niente, volevo far vedere se funziona la scheda d'acquisti SAO. Scheda d'acquisti SAO. Carino però. Buono bene. Bella uno, eh. Oh! Bene, non uso te ragazzi, mi... Non mi piace, e lo so, no, ma l'ha detto, è individuale qualcosa, individuale molto molto individuale. No, noi l'abbiamo detto, magari chi c'era non sapeva neanche che avevamo il gruppo. Allora, l'abbiamo acceso, non sappiamo manco se ha video, noi siamo molto fiduciosi che quest'ultimo ci vadi. Sì, adesso... Stefano quando è nervoso non puzza, lascia letto. Chi è che è nervoso? Dice andate in puzza per poco. No, non è che andiamo in puzza, ragazzi, è perché già è successo la volta scorsa che mi chiamano, mi citano, poi adesso io sto facendo una live, se voi mi chiamate su Telegram, io apro Telegram, l'altro giorno hanno fatto un flame sul discorso dei dissipatori a liquido contro quelli ad aria, gente che ha cominciato a postare foto dei dissipatori ad aria così grossi, vedete la camerina, così grossi, e mi dicevano non c'è niente da dire, non c'è niente da dire, raga, io dopo che lavoro 12 ore a sta a parlare con una persona che è convinto, fissato, che quello ad aria è meglio quello al liquido, te devo dire. Cioè, non è che vado in puzza, è che non posso stare appresso a 8.000 persone. Ma non dovresti neanche stare appresso lì. No, è che se mi citano, mi hanno citato 3-4 volte, normale, mi arriva la notifica, poi io entro, perché a volte mi ci chiedono anche consigli, io entro per dare consigli, quando serve. C'è sta gente che risponde e dà consigli. Ma tu prendi il visto che quando ti taggano per quelle cose neanche rispondi, così capiscono che quando vieni taggato per determinate cose rispondi, per altre no. Non sempre lo faccio. Allora, siamo sul BIOS... Adesso lo vedrete anche voi. Wait a moment. Inserite qua? Non lo so. Il BIOS non mi piace, io sto sul BIOS. Te dice perché a volte è formato un supportello. Un supportello. Un supportello. 33 gradi la CPU in questo momento. Aspetta che salvo desco, magari ti ritorna l'input. Mancano 21 like ai 200. Porca miseria, ragazzi. Hai visto di come staccare il disco AMD per via dei pin per non rompere il processore? Ma Luca... lampeggiato però poi è BIOS. Noi all'epoca lo facevamo ruotare destra-sinistra per farlo staccare, se lo tiri verso l'alto te lo porti dietro. Questo è sempre stato un problema che ci ha avuto AMD.
Ok, allora adesso noi procediamo con installazione del sistema operativo, setup vari, magari installazione del sistema possiamo pure farla intanto sullo sfondo, metti la chiavetta. Ah, ma Marcello Grandi c'è una bella idea. Project DOS? Project DOS. Tosta, eh? La faremo a 100.000 iscritti, così non faremo mai. Allora ti ho abilitato l'XMP, la temperatura della schiera madre è 36 gradi, la temperatura della CPU è 34 gradi, per ora il Mercury dissi va bene. Ecco qua. Prima era di 35 gradi fissi. Allora, Black Rider, la leggo sulla testa la tua domanda. Allora, l'XL2430 è un ottimo monitor, è diciamo perfetto, in molti si lamentano dei colori perché ha un nero un po', non falsato, però è un monitor proprio per giochi FPS, quindi ha un tipo di nero che non è nero. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando giochi a Counter-Strike, Overwatch, si vede molto bene, molto fluido, e il tipo di nero che ha ti aiuta anche a identificare le zone d'ombra. Quando magari ci guardi un film è molto meno prestante, anche lì i monitor che costano molto meno. Questo ovviamente succede con tutti i monitor, però su quel modello questa cosa è più marcata. Più marcata non vuol dire che si vede male, semplicemente è più settoriale, diciamo, per quella cosa. Quindi se ci fai un po' di tutto, non è il monitor per te. Se sei uno che gioca prettamente a giochi FPS e col computer ci fa solo quello qua, ti consiglio di prenderlo. Tra l'altro ce l'abbiamo a un prezzone molto meno di Amazon, vedi che poi dici, ah ma fatta, vai a vedere. Il reggiscala video in questo caso non ce l'ho messo perché essendo una 1060, essendo leggermente più corteria rispetto a una 1080 o comunque anche più leggerina, non ce l'ho messo. Ce lo potremmo pure mettere. Ce lo mette? Ma sì, chiediamo magari al proprietario, ce lo vuoi il reggiscala video? Perché poi è difficile farlo combaciare perché ha questo supporto qua, sempre il plasticozzo qua dietro, e quando tu lo tiri su per reggere il su, per tirarla un po' su, non ci arriva preciso. È un minimo, vero? L'Optane non ci abbiamo fatto un video, però ce lo farò presto, ce lo farò presto perché più che altro vi voglio far vedere quando serve e quando no. Lo vedrete nel video di domenica, perché lì l'abbiamo usato. Poi vi anticipo quello che dirò nel video, qualcosina ve lo dico, cioè Optane c'è da un anno. Mo adesso sono usciti 4 video su YouTube, mo configurazioni con Optane a manetta. Dico, raga, come al solito, c'era già prima, non se n'è stato nessuno fino adesso, nessuno è. Mo adesso tutti a fare configurazioni con Optane. Alt, state buoni, l'abbiamo provato, sì, va bene, ma c'ha senso solo in alcuni casi, non è una cosa che lo prendete e lo mettete per forza, per una serie di motivi che poi vi spiegherò nel video. Però non andate sempre per emulazione, vedete una cosa e la rifate pure voi, certe volte ne fate pure così. Vabbè. Allora, tanto noi ci stiamo sparando, installazione Windows, vai senza segnare ovviamente, se no ce lo succhia. Sì. Io intanto monto il VGA holder. Bene, chiamare la troll, sì. Leggi questo. Posizione. Non vedo. Ma poi dopo non te sale più, fermo. Come non sale? No, questo. Pesa un po'. Così. Sì, non pesa. Mettilo in posizione. Così? Ecco. Perfetto. High string. Fatto. Montato. Prima sul disco primario, no, può andare anche sul secondario. Che cosa? È l'Optane. Ah. Ma non è meglio staccare il secondo hard disk prima di installare Windows? Se usi il disco M2 non serve. Perché non usa. Non ci appoggia file. Non ci appoggia file. Già c'è pesata. Optane, ragazzi, sì, è partito come la novità, in realtà semplicemente è un prodotto che secondo me è uscito tardi per il mercato. Poi nel video vi spiegherò perché. Adesso Intel ci sta spendendo una marea, che poi Intel i soldi ce l'ha, sta spendendo una marea di soldi per spingerlo, ma sarà secondo me uno dei flop più grossi del decennio. Questa sarà una di quelle cose che le vedrete tra 10 anni. Quali sono stati i flop dal 2010 al 2020? Ci sarà pure questo. Non si può dire quello che penso, me ne vado. I dischi ibridi. Sì, i dischi ibridi, famosi dischi ibridi, qualcuno si ricorderà. Sì, come no, famosissimi dischi ibridi. Quindi quelli, quali sono dei flop più grossi? Ce ne sono stati tanti. A botto. Tanti. Il lettore di. I mini floppy disk.
e zip. Sì, ma cose, generalmente cose uscite già in ritardo. Unità zip. Lettore Blu-ray. Per me è flop. Masterizzatore Blu-ray, non lettore. Masterizzatore Blu-ray è flop, perché quando sono usciti quelli comincia a scegliere chiavette più grosse, quindi. No, ma ormai è proprio il fatto del Blu-ray, cioè tra un po' i televisori tu devi. No, no, tra un po'. Tu il televisore è collegato Smart TV con Netflix, non te. E io a casa ce l'ho così. Guardi. Cioè il tasto Netflix sul telecomando, io premo Netflix e mi apre l'account. Ma lo sai che. Perché io me ne sento sempre le cose a Montemagno, lo sai che a Disney è top molto lo dico. Questa 049 questo è strange. No, non rispondo neanche. Lo sai che la Disney adesso sta creando la sua piattaforma simile a Netflix e gli toglie tutti i contenuti Disney a Netflix? Tanto li faranno splittare. È male, eh sì, però quando splitti è male, perché dopo poi ci sarà sempre gente che ha il figlio che poi dice però il cartone della Disney lo voglio vedere, e quindi sei costretto a fare due abbonamenti, è come Mediaset Prime, Sky. Prime sì, Video. Però Prime Video c'ha quattro. Lo so, però è quello, c'è Prime Video, c'è Team Vision. Ci sta. Sì, però con Netflix tu vedi il 99% delle cose, fino adesso il problema non c'è stato. Basta che Disney e un altro grosso decidono che se fanno la loro piattaforma, tu sei stai rovinato. Ah sì, quello sì. E te lo dice uno che Netflix non ce l'ha, io non ce l'ho. Manco io uso quello Cristiano. Bravo. A scrocco. Proprio il grosso è stato Blink su YouTube. No, ma non è vero. Ma no. Cioè comunque parliamo anzi, parliamo del canale Tech che c'ha più iscritti. Oh, in tre anni ha fatto un bel botto, 4 anni, quanti sono? Oh, eccoci qua. Ragazzi, io vi chiamo vivo in Germania. Ah, scusa Nicola, allora richiamaci, ecco. Ah, sei tu. Siccome c'è sta un altro che ci chiama, è sempre un fornitore, e tu chiami e ti fai. Non è un fornitore, perché ci chiamano un sacco di. Ah, il live. Dimmi Nico. Ciao. Ma che cosa? Ho cambiato la scheda madre. Avevo una. Aspetta, ho scritto prima. Era un Asus A320. Sì. Sì. Una Mini ATX. Adesso ho messo la B350 Plus. Sì. E la temperatura prima era di 35 gradi fissi. Sì. E non dava sbalzi di temperatura quando giocavo lentamente. Arrivava massimo a 50 gradi. Adesso invece io ho solamente Google Chrome aperto, ho 55 gradi e c'è tutto mi arriva schizzato 80, poi si abbassa. Hai aggiornato il BIOS? Come? Il BIOS l'hai aggiornato? Sì, l'ho aggiornato in forza perché sennò non potevo montare il Ryzen. E allora molto probabilmente se ti fa dei cambi di temperatura così repentini, quindi comunque passa da 50 a 80 e poi torna indietro, vuol dire che il sensore della temperatura di quella scheda madre è molto probabilmente difettoso, quindi comunque fatela cambiare. Ok, dai, allora la faccio cambiare. Mm-hmm. Va bene? Ciao. Ho venuto a dire 5 stelle. Grazie. ciao. Allora. Ma se non sai se ho cacciavite in mano, dai, vabbè ragazzi, lui è uno showman, cioè comunque sta davanti allo schermo, fa degli ottimi portati. No, raga, allora probabilmente non sempre la cosa più tecnica è quella che vince, semplicemente quando lui è esploso YouTube aveva bisogno di un personaggio tecnico che avesse le giuste conoscenze ma che avesse la possibilità di lavorare con youtuber più grandi per fare determinate cose. In quel momento non c'era nessuna figura. E automaticamente lui è esploso, semplice. Quando quella è la classica cosa è quando fate la cosa giusta al momento giusto. Se uno uguale a lui iniziasse oggi a fare YouTube non avrebbe lo stesso successo, però lì è bravura e fortuna insieme. De base è la persona giusta al momento giusto. Secondo me uno schermo del PC portatile, sì, si sostituisce lo schermo di un PC portatile. Pronto si fixa? Sì, vabbè, ma scusa. Aspetta, non so chi mi ha chiamato, però ci stiamo risentendo per telefono. Vabbè, stiamo a fare i troll. Dai, non chiamate ragazzi, non chiamate per telefono. Però credo che becchiasse già la pronta di pizza, Jason. Io che sto dall'altra parte dico già ok, questo io lo devo. No, siamo un negozio che lavora. Una stella. Siamo un negozio che lavora, certo, la prossima volta. Salve, siamo i Fix, come posso aiutarvi? Col sorriso. Ciao ragazzi, com'è il BenQ 2430? Ho risposto prima. A posto, raga, non ho audio adesso perché sono al lavoro. Le RAM a quanto stanno andando? A 3000, 2009 spicci.
poi muoio, aggiorniamo il BIOS. Questo passo 2002. Basta aggiornare il BIOS, vai. Non posso. Perché? È perché lagga. Col BIOS un attimo. Dove sta la l'update per fare? Va bene, allora niente, non mi facciamo laggare. No, e non volevo far laggare. No, anche perché sono le 7 e mezza, sono 2 ore che stiamo qua. Quale 7 e mezza che sono le 5 e mezza? Magari 7 e mezza. Magari dobbiamo registrare. Allora. Allora ragazzi, torniamo alla nostra cam principale. Questo è il PC che appunto prima erano tanti pezzi e poi è diventato uno solo. Sarei da 186 like con 94 spettatori, quindi non arriviamo ai 200 e quindi niente immissione del liquido del nostro PC Project 98, che comunque sia faremo. La facciamo adesso, ma la registriamo, esatto, voi non la vedete. E non la vedete. E vi dirò di più, mentre la stiamo facendo, vi mettiamo una foto su Instagram, così siete costretti a capito? A seguirci pure là. Male, quindi adesso se volete vedere la foto andate su Instagram e followate. Ah beh, quello è poco ma sicuro. Instagram alla fine non costa nulla. Mamma mia, oh. Instagram, anzi, ti vedi pure qualche spoiler, qualche dai, poi oggi abbiamo chiesto la mano, recensione su Google, per favore, se non l'avete fatta, fatela. Ah, anzi, è che dobbiamo fare. Abbiamo detto leggiamo la più bella. Ah. L'avevo detto. Vai, e la leggila da là, no? E la leggo da là, mo aspetta, mo dobbiamo un attimo. Allora. E che, ah, vedi, bravo Enzo, vedi, che fai? Recensioni, le leggi? Molto. C'hai ragione, buono, buono. A dome congolano, guarda. Mamma mia. Se avete scritto troll è un casino. Raga, allora, no, mamma mia, sono cifre. Troppe. Allora, cominciamo. Giuseppe, grazie. Molto professionali, ok. Grazie. Poi, Giuseppe. Qui che ha scritto? I numeri uno per gaming e non, sempre vabbè, gentili Marco e competenti. Marinari. Marco Marinari, grazie. Grazie. Mi sorprende che tu non l'hai fatta adesso prima. Vado alla pasticceria e te ne metto una. Esatto. Vabbè, 5 stelle Marco, grazie, senza testo. Simpaticissimi e professionali, grazie mille. Tecno, grazie. Poi Alessio, cordiale e simpatici anche se non sono passato presente nel negozio, nella live sono... Grazie Alessio. Poi finiamo di leggere. Ragazzi, molto fratelli bravi a fare il loro lavoro egregiamente i prezzi. A fare il loro lavoro egregiamente i prezzi. Ah ok, no, poi è più lunga, ok, dovrei leggerla tutta. Ok, grazie anche Enzo, poi vediamo chi altro c'è. Enzo è stato di parola, eh? Arcangelo pure, componenti grandissimi, meriterebbero 6 stelle ma per motivi personali no, no 5 stelle, quindi solo 4. Vabbè, va bene uguale. A me ce l'ha messo 4. Meriterebbero 6. Meriterebbero, però... Ma per motivi personali non ne posso mettere 5, ne metto 4. Va bene. Tra ne messe 100, però una. Però sì. Cioè, non vai male, però no, fai cagare. Però... Persona veramente professionale e soprattutto molto simpatici, consigliato, grazie. Paolo, ragazzi molto simpatici ma soprattutto molto competenti e gentili, ti consigliano sempre la... Niente qua, meno se me la fa legge. A me la Pumix 1000 euro, sì, fate vedere le temperature. Allora, le temperature. Mortangolo, ah, guarda Francesco come sta cercando di ladrare like per arrivare a 200. No, ormai è fatta. Ormai basta, è finita. Sì, stop come, al televoto. Come che te l'ho chiusa adesso? Basta. Stop al televoto. Su Instagram. Ero. Vabbè, questa non la posso leggere. Gesù di Nazareth, ti fa la recensione. Non fate cose che non posso leggere. Ero risolto. Ma dico, poi la gente che va a leggere, no? Due persone per parlare serie professionali grazie alla loro serie Neofila Starter Pack, ok, non la posso continuare a leggere. Lorenzo, abbiamo Lorenzo, sono sempre pronti a risolverti i vari problemi su ogni tipo di paia fisso che portate, anche dalle recensioni mi fate vedere che non scrivete niente, che a scuola andavate male. Allora grazie a tutti quelli che l'hanno lasciata, poi ci leggiamo con calma, grazie a chi l'ha lasciata, grazie anche a chi non l'ha lasciata. E chi è più bella? Ah, la più bella è dovrei leggere tutto il testo, dovrei leggere, ci vuole troppo. La più bella è quella, sicuramente è quella di Gesù, però non la posso leggere più piace, quindi facciamo conto che hai vinto. Beh. 4 più 1 dice la recensione, sì, però poi alla fine sono 4. Vi scommette che a settembre escono VGA 2000, ma va, ho fatto 6 video sull'argomento. Escono nella serie 1000, 11 anzi. Sì, sì, vabbè, insomma, ci siamo capiti, dai, quelle. Va bene. Bene. Ragazzi, grazie. Allora, grazie per le donazioni, grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito, grazie per le chiacchiere, grazie per le discussioni, i commenti vari. E andate adesso... su Instagram e mettete il follow che tra un po' facciamo uscire una foto. Esatto, esatto. Poi le leggeremo tutte le recensioni. Magari su Instagram poi metteremo lo screen della recensione vincente. Anche. Perfetto.
facciamo così, vi do, allora, per chi non l'ha fatta, vi do un'oretta di tempo. Mettiamo sia la foto quella che quell'altra. Vai, oggi voglio rovinare. Va bene, ragazzi. Grazie Gesù di Nazareth, grazie per bene anch'io. Questo è tipo il culto del cocco che oggi si è calato in questa parte. E ragazzi, non ci resta che lasciarci e ritrovarci alla prossima settimana. Noi continuiamo a lavorare per voi, perché adesso chiudiamo questa live e continuiamo a registrare video per fare materiale da farvi vedere. Quindi comunque continuiamo la serie Project 98 e domenica vi ci su Fortnite. Quindi alla grande, vi salutiamo, vi salutiamo, un bacione, fate i bravi, ciao.